oggi, 14 aprile 2016, quindi dopo quanti anni sono, dal 54-53 più o meno, sono più di 60 anni. E io l'ho letto questo libro, se vi racconto la storia di questo, stavamo, venne la società Aster con Aldo Bonomi, che è un altro operatore territoriale, culturale, e insieme a lui venne un altro signore della Puglia, che adesso non ricordo il nome, e si parlava di queste persone che vanno in giro per i territori a insegnare, diciamo così, lo sviluppo territoriale di quei luoghi non sviluppati. E mi disse: ah, c'è un libro bellissimo di Bufalari del 1950. È possibile, non l'ho mai sentito. E quindi poi mi sembra che parlai con Franco, che invece aveva memoria di questo libro, e mi ritrovò una fotocopia. E quindi al mare di 3 anni fa mi sono letto almeno 400 pagine, sono arrivato alla pagina numero 300, poi non l'ho letto più. Mi sono fatto dare il numero appunto di Bufalari, ho chiamato un paio di volte, però non mi ha risposto. Poi dovesse esigere per un paio d'anni, è andato nell'oblio. Poi per fortuna che un giorno ha chiamato questo signore che sta sulla mia destra, Celano, se non ricordo male, sì, Antonio Celano, chiamò prima la vice sindaco, poi chiamò a me e mi raccontò di: guarda che vogliamo ristampare il libro della masseria. E sono in contatto sia con Bufalari, con il figlio, e quindi è stata una graditissima sorpresa sapere che anche in Toscana questo libro voleva essere ripreso e voleva essere naturalmente, diciamo così, riproposto e ripubblicizzato. Naturalmente abbiamo anche spostato varie volte questo appuntamento, che io appena me ne ha parlato, io subito gli ho detto che, ma già era intenzione mia 6 anni fa, di dargli la cittadinanza onoraria. Noi abbiamo dato fino ad oggi 3 cittadinanze onorarie: al professor Aldo De Gioia di Napoli, anche lui possiamo definirlo uno storico della cultura napoletana. Abbiamo dato una cittadinanza onoraria a Dermal Tuck, un ricercatore dell'università olandese, e oggi ci accingiamo a dare la cittadinanza onoraria appunto a Bufalari, a Giuseppe Bufalari. Uno dice: perché uno dà la cittadinanza onoraria? Allora, dare cittadinanza onoraria perché casomai un grande attore, il nonno è di quel paese, oppure per altri motivi. Queste 3 personalità, che non sono di Calvello, questa è la prima caratteristica, sono legati da un filo conduttore, che è quello del filo conduttore della conoscenza. Hanno scritto e hanno parlato di questi luoghi in epoche diverse. E soprattutto Hermann Tuck e Bufalari sono legati veramente dallo stesso filo, perché sono stati due appunto, operatori culturali, operatori di territori, che hanno, diciamo così, con i loro occhi ricostruito e quindi scritto quello che hanno poi visto in questo territorio. Uno negli anni 50 e uno negli anni 80, con 2 bellissimi libri. E tutti e due hanno, secondo me, consentito a questo nostro piccolo paese di fare un salto in avanti dal punto di vista culturale. Una terza fase che mi ha interessato personalmente è stato quando nel 2007, appena insediato, la società Aster di Aldo Bonomi è stata qua 2 anni e ha fatto più o meno la stessa cosa che ha fatto Bufalari nel 1950. Cioè quello di parlare, di stare in mezzo alle attività, di stare in mezzo alla gente, di costruire insieme un progetto di sviluppo, di far cambiare la nostra mentalità. Io prima non sapevo che significavano i flussi, che significavano le reti, che significavano i big player, che significava il local, che significavano tante cose. Facendo con queste persone tante riunioni, tante tavole rotonde, tante cose, devo essere sincero, dopo 7 anni, ho detto ad Aldo Bonomi, che lo avevo invitato per oggi, l'ho chiamato la settimana scorsa, e ho detto grazie per essere stato a Calvello quei 2 anni, perché mi ha consentito di avere nel mio cassetto, che ognuno di noi ha i cassetti della
la propria memoria, di riempire un cassetto con tanti termini che poi diventano comuni nel tuo linguaggio, per far sì che puoi esprimere quello che poi senti nel proprio territorio. È la valorizzazione di questo territorio attraverso tre persone, quindi Bufalari, Herman Tack e Aldo Bonomi, in tre epoche diverse, in 60 anni, quindi ogni 20 anni un personaggio, che secondo me hanno consentito di far fare un piccolo salto di qualità a questo paese. Che oggi è bello vedere questo convento, è bello vedere le persone che casomai ragionano in un certo modo, che fanno un'attività in un certo modo, ma non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti. Questo non l'avevo letto perché sul libro di fotocopia naturalmente non c'era. Stamattina che ho avuto il libro mi sono letto subito un articolo scritto il 21 marzo 61, io avevo appena un mese e mezzo perché sono nato il 14 gennaio 61, da Eugenio Montale, quindi non certamente dall'ultimo, sul Corriere della Sera. E cioè sentir dire alcuni anni fa l'assistente sociale Giuseppe Bufalari fu inviato con una delicata missione, ossia preparare il tribale agglomerato umano vivente all'ombra di una lontana masseria lucana alla magnifica esorti della riforma e del progresso. Cioè ci descrivevano come un agglomerato tribale umano vivente. Quindi che significa? Significa che tribale significa primitivi più o meno, agglomerato che stavamo tutti insieme, per fortuna vivente perché erano vivi, però poi leggendo poi il libro ci sono tanti racconti di quell'epoca, però 60 anni sono passati, come eravamo, come siamo, come potremmo essere. E quello che siamo e quello che potremmo essere fra 30 anni, fra 40 anni, dipende sicuramente da noi, ma dipende sicuramente da chi ci viene a trovare. Che noi siamo un paese, una regione piccola, ma soprattutto con poche persone. Siamo una regione, un paese chiuso nei suoi confini, perché non ci sono grandi vie di comunicazione, non ci sono grandi, non abbiamo l'alta velocità, anzi non abbiamo nemmeno la velocità. Abbiamo l'unica strada decente, diciamo a metà, è la Basentana che attraversa la nostra regione. Poi noi per andare da Priolo ad Anzi, che sono 20 km, ci mettiamo 20 minuti di macchina, quando casomai in Lombardia con 20 minuti di macchina fai 60 km. E allora che significa? Significa che noi siamo chiusi in se stessi, soprattutto dal punto di vista culturale. Allora, per aprirci la mente dal punto di vista culturale abbiamo per forza necessariamente bisogno di persone che vengono. La cultura deve essere per forza importata. E allora le persone che ci vengono a trovare con questa funzione e ottengono i risultati attesi, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia amministrazione, devono avere veramente il riconoscimento massimo da una comunità. È per questo che dicevo prima il collegamento logico e il filo che lega questi personaggi. Sono personaggi che hanno costruito una cultura di questo paese, perché oggi possiamo essere qua a parlare, a dirci queste cose. Perché 60 anni fa eravamo appunto un agglomerato tribale, umano, vivente. Adesso siamo una società civile, vivente. Potremmo diventare una società ancora più civile e casomai non solo vivente ma anche costruttiva, nel senso che a noi adesso ci manca il salto di qualità. Siamo una società, siamo civili, siamo anche viventi, però purtroppo siamo ancora chiusi nel nostro individualismo. Infatti Giuseppe Bufalari, la masseria, Herman Tack, il paese diciamo. Quindi già dopo 20 anni si è passato da un'entità piccolissima a un'entità più grande. Io spero che la prossima volta che qualcuno, il prossimo sindacato che dà la cittadinanza onoraria al prossimo operatore sociale, lo dia questa cittadinanza onoraria, perché questo personaggio abbia contribuito a costruire una società che veramente vede il mondo, che non vede più la masseria, non vede più il paese nei suoi confini, ma vede il mondo per costruire appunto una società migliore e soprattutto per avere quei collegamenti.
quei contatti umani, culturali, imprenditoriali che possono, che è l'unico modo per costruire una società migliore, soprattutto una società dal punto di vista economico migliore. Che rimanere chiusi in se stessi, in una società dove ci sono 2.000 abitanti, sicuramente non porta a nessun sviluppo strategico, porta semplicemente al mantenimento della realtà che c'è in quel momento. Però questi personaggi effettivamente sono veramente... In 9 anni 3 cittadinanze onorarie sono state veramente, forse nemmeno fatte apposta, però poi alla fine, dopo questa cittadinanza onoraria di oggi, veramente c'è questo filo conduttore, di aver dato 3 cittadinanze onorarie a 3 personaggi che hanno contribuito ad elevare la capacità di critica, la capacità di costruzione, la capacità di vita, la capacità sociale di questo popolo, che appunto, e io veramente quelle 4 parole dell'articolo di Montale su Corriere della Sera fanno riflettere. Siamo passati da una società tribale, umana, vivente, a una società civile, vivente. Spero che appunto il futuro ci porti a costruire una società civile, vivente, che costruisce il proprio futuro, non su basi, diciamo così, fragili, ma su basi solide, fatte di economia, fatte di solidarietà, ma fatte soprattutto di costruzione non individuale dell'uomo. Perché noi, se passiamo questo piccolo gap culturale che abbiamo con gli altri paesi, quello di non pensare più all'io ma di pensare a noi, forse riusciremo veramente a costruire una società migliore e a passare tante e a superare tante problematiche che ci sono attualmente. Noi come comune noi non lo verifichiamo, non lo vediamo. Stamattina mi è venuta a trovare Carla San Nicola, che è un'altra operatrice culturale e sociale che collaborava con Aldo Bonomi, si è trovata di passaggio, quindi gli ho regalato il libro. Mancava da 6 anni. Solo chi manca da 6 anni e ritorna in questo paese dopo averlo visto 6 anni fa, ma soprattutto aver vissuto 6 anni fa per 2 anni, 3 anni, quindi aver parlato con le persone, se ne accorge dopo 6 anni se qualcosa è cambiato oppure no. Noi non ce ne accorgiamo, perché chi vive il cambiamento non lo verifica. Io faccio sempre l'esempio di tutti quanti noi, soprattutto noi uomini che ci facciamo la barba ogni mattina. Allo specchio siamo sempre uguali, sempre giovani, ai tanti, poi ci vediamo una foto di 10 anni fa e purtroppo siamo invecchiati. Quindi il cambiamento, quando lo vivi all'interno, non te ne accorgi del cambiamento stesso, però quando invece ti viene a trovare qualcuno che manca da 7 anni, da 10 anni, il cambiamento lo noti. Ma io non voglio che noti un cambiamento strutturale, che la strada è più bella, il convento non c'era e c'è. Ogni volta che viene qualcuno dopo 6 anni, la prima domanda che gli faccio, non che se ha notato il castello più bello o no, se ha notato un piccolo cambiamento culturale nelle persone. Come mi dice anche che ha notato l'1% in più, sono contentissimi, perché poi i palazzi li puoi costruire e abbattere in 5 minuti, ma la mente e la cultura si costruisce in decenni. Certamente non bastano 5 anni e 10 anni, è un continuo divenire di cultura e di sviluppo e di costruzione della società. Quindi questi 3 personaggi hanno contribuito a farci andare avanti in questo lungo percorso della costruzione di uno sviluppo sostenibile tra società, tra economia, tra solidarietà e tra ambiente, soprattutto in quest'ultimo periodo. E quindi spero che questo sia... si trovi nel corso degli anni un equilibrio tale che tutti questi elementi messi insieme possano portare appunto nell'equilibrio uno sviluppo sempre più crescente per il nostro paese e non solo per il nostro paese, ma per l'intera regione, per poter appunto passare questi momenti difficili, questi decenni difficili, che se siamo una regione povera sicuramente è la colpa di qualcuno, non è che il Padre Eterno ci ha mandato questa sentenza di essere poveri. Quindi dipende, tutte le cose che si fanno dipende sempre esclusivamente dall'uomo, quindi tocca a noi, se qualcuno ha distrutto tocca a noi costruire. E queste 3 persone che hanno avuto la cittadinanza onoraria sicuramente sono 3 persone che hanno costruito, quindi noi dobbiamo essere onorati di averli, qualcuno conosciuto, qualcuno non conosciuto, ma onorati che ci hanno rappresentato in opere librarie o in altre opere. E quindi dobbiamo essere noi riconoscenti nei loro confronti e quindi onorarli con queste cittadinanze onorarie. L'unico problema è che Giuseppe Bufalari purtroppo non è qui presente, ma poi quando
Corcevano dirà perché. Purtroppo è morto il figlio 8 giorni fa. Dovevamo, col figlio avevamo costruito un percorso diverso, dovevamo andare a Firenze, che lui era un dirigente della regione toscana, dovevamo andare a Firenze a presentarlo prima a Firenze, poi dovevamo presentarlo qua. È un anno che ci stiamo dietro a questa presentazione, purtroppo poi questi eventi hanno allungato, però oramai avevamo deciso, lo so, la morte è sempre, proprio perché si pensa al futuro, alla costruzione, diciamo, dobbiamo fare lo stesso anche alla sua memoria, quindi l'abbiamo fatto oggi e ci dispiace che lui non c'è, ma io già gli ho detto prima che dobbiamo fare in modo che lo dobbiamo, almeno una delegazione dell'amministrazione della cittadinanza di Calvella andrà a trovare, perché mi sembra giusto e logico che Giuseppe Bufala ha 90 anni, quindi forse non potrà venire a Calvello, ma dobbiamo andare noi a trovare lui, perché è un personaggio a cui dobbiamo qualcosa e quindi dobbiamo andare noi a trovarlo. Quindi, dottore, casomai quando vai e gli porti, io la pergamena te la consegno, però non la deve conservare ben nel cassetto, perché poi quando se veniamo noi glielo devo consegnare personalmente. Che mi sembra veramente carino questo gesto, quindi ringrazio tutti, il Consiglio Comunale, perché dopo dobbiamo dare la cittadinanza onoraria, però poi adesso parliamo del libro, e quindi ringrazio Tonino Masino, Franco Villani e Nicola Di Santi per sono i nostri, come dicevamo l'altra volta, i nostri tre cavalli culturali. Però voi la cittadinanza non la possiamo dare perché già siete cittadini e quindi, e quindi non possiamo. E poi Laura che leggerà qualche passaggio del libro, e naturalmente ringrazio tutti voi per essere presenti e buona serata. Giuseppe Bufalari è nato a Firenze nel 1927. Pur essendo oggi ricordato prevalentemente come uno scrittore di libri per ragazzi, soprattutto a causa della sua produzione successiva alla masseria, ben altro è stato il contributo alla produzione letteraria del Novecento. Tale apporto è stato direttamente influenzato dalla sua esperienza di insegnante elementare, in Basilicata, durante la riforma agraria, tra i comuni di Calvello e Picerno, prima del suo trasferimento a Porto Ercole. Nel 1960, dunque, scrisse La masseria, editrice Verici, in una collana di narrativa curata da Mario Luzzi e Romano Bilenchi. Il libro ottiene il premio Salento l'anno successivo e contribuisce all'assegnazione all'autore nel 1964 del premio Il Ceppo e al conferimento della medaglia d'oro da parte del Presidente della Repubblica. Il libro è tradotto in Germania, in Spagna e in Svezia, sempre per editori di rilievo. Il libro vive un momento di grande notorietà a seguito della recensione fatta da Eugenio Montale sul Corriere della Sera del 27 marzo 1961, ma pagine critiche sul romanzo uscirono su tutti i maggiori quotidiani e sulle riviste letterarie del tempo. Le firme che firmarono quelle recensioni furono poi di primo ordine assoluto, oltre al già citato Montale, tra gli altri Gino Nogara, Gaetano Mariani, Vico Facci, Attanasio Mozzillo, Geno Pampaloni, Giancarlo Ferretti, Tommaso Fiore, Luigi Baldacci, Umberto Marvaldi. La Nuova Italia, editrice per la scuola, ne pubblicherà una versione ridotta nel 1972. Scrive poi per Einaudi nel 1966 La barca gialla, iniziando a dedicarsi alla letteratura per ragazzi. Anche questo libro, che parla di un figlio di pescatori, seguito nelle sue escursioni subacquee e nella sua sincera amicizia con una bambina, ottiene traduzioni in inglese, tedesco, cecoslovacco e in spagnolo. L'opera ha avuto anche una trasportazione televisiva della RAI a cura di Donatella Zigliotto. Nel 1967 il libro vince il premio Rapallo e nell'anno successivo il prestigiosissimo Internazionale Award Andersen a Praga come migliore libro italiano dell'anno. Bufalari inizia così a scrivere libri per la gioventù, complessivamente circa una quindicina, sempre da adulti per i tipi di Giunti, Lemonnier, Bompiani, Inaudi e Fabi. Per alcuni anni ha lavorato, tra l'altro, alle pagine culturali
culturale della Nazione di Firenze e della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari. Adesso passiamo a Nicola Lisanti per un inquadramento storico del periodo. Bene, buonasera a tutti. Un saluto naturalmente ai consiglieri comunali, agli assessori e al pubblico presente. E credo che l'argomento in discussione questa sera sicuramente ha suscitato e suscita grande interesse, perché questa sera in fondo torniamo un po' indietro nella storia, cioè torniamo agli anni 50, anni che però, parlo dei consiglieri comunali che sono prevalentemente giovani, non hanno avuto modo, diciamo, di vivere questi anni. Noi che siamo un po' più anziani, diciamo, ricordiamo meglio questi momenti, che sono stati momenti difficili, come tutti i momenti di transizione, cioè il passaggio, diciamo, dal dopoguerra alla ricostruzione dell'Italia e quindi anche della nostra regione. E, dicevo, mi dispiace molto, ma lo ha già accennato il sindaco, che questa sera non è presente l'autore, perché credo che la sua presenza avrebbe dato sicuramente, come dire, un grande significato a questo nostro incontro. Noi possiamo parlare certamente, ma solo attraverso i libri o attraverso qualche articolo, come l'intervista che è stata fatta nel 2009 da Celano, ci conosciamo poco, però questa sera abbiamo avuto modo di... E dicevo, io non ho avuto il piacere di conoscere questo maestro, ho conosciuto tanti altri che però venivano da Potenza o comunque da zone vicine, ma conoscere uno che veniva dalla lontana Toscana, beh, credo che sarebbe stato sicuramente molto più significativo. Per quale motivo? Perché, voglio dire, passare da una regione o da una città come Firenze ad un paese come Calvello, nascosto, diciamo, in una conca e quindi con una montagna vicino, dicevo, certamente per il nostro autore sarà stato un momento così particolarmente affascinante da un lato, difficile dall'altro, perché non è facile passare, come dire, da un posto all'altro così diversi tra di loro. Ebbene, detto questo, credo che l'amministrazione stia facendo bene, nel senso che queste cittadinanze onorarie non vogliono essere un fatto retorico, così tanto per fare delle iniziative, ma credo che vadano, come dire, riconosciuti i meriti di queste persone che sono venute da fuori e naturalmente hanno dato un po' se stessi, la loro cultura. C'è stato un tentativo, come dire, non di colonizzare o di ammaestrare il nostro paese o la regione, ma, come dire, di cercare di alzare il livello culturale, naturalmente facendolo nel modo equilibrato come lo ha fatto questo insegnante. Ebbene, credo che Herman Tuck, che il sindaco ha citato prima, è un esempio importante, cioè un ricercatore che viene dall'Olanda, viene qui a Calvello, che sta qui un anno e mezzo, segue le processioni e poi alla fine trae le conclusioni scrivendo un libro sulle feste, sui riti, e credo che questo libro abbia avuto un grande rilievo nella letteratura europea, non italiana, ma addirittura europea. Pare che sia stato uno dei libri più importanti, diciamo, dal punto di vista antropologico. Ebbene, Herman Tuck che meriti ha? Beh, perché, voglio dire, ha rappresentato questo nostro paese e ha cercato di farlo in un'ottica di grande equilibrio, voglio dire, ma attraverso una ricerca, non ha inventato le cose, cioè ha seguito tutte le processioni, è rimasto più di un anno nell'archivio del comune, e quindi quel libro ha un grande valore scientifico e è importante. Beh, questo è uno. E naturalmente Tuck era un antropologo, il nostro Bufalari era un maestro elementare
e quindi ha scritto un romanzo. E un romanzo è qualcosa di diverso, diciamo, rispetto ad un libro di carattere antropologico, storiografico. Un romanzo è, come dire, un misto tra fantasia e realtà. E non è facile però coniugare fantasia e realtà, e credo che Buffalari lo faccia veramente nel modo migliore. Perché, perché tutto questo? Perché naturalmente il libro, io non ho avuto il piacere di leggere la postfazione di Celano, però ho dato un'occhiata, ma molto superficiale, e mi sembra che sia veramente una bella postfazione, nel senso che ci dà l'idea di questo libro, di che cosa rappresenta, cosa significa, e di questa figura che cosa ha lasciato. Ecco, ma perché questo può essere un libro di attualità? Cioè un libro scritto nel 1959, pubblicato nel 60, che viene discusso nel 2016, sono passati tanti anni, e qualcuno potrebbe dire, ma in fondo ci interessa poi fino a un certo punto sapere che è successo nei primi anni 50 a Calvello, quando oggi la realtà di questo paese è profondamente cambiata. Ed è di attualità proprio per questo fatto. Se fosse stato presente, diciamo, il nostro autore e avesse visto questo paese cresciuto non soltanto, come diceva il sindaco, dal punto di vista, diciamo, delle strade o, come dire, dell'architettura o di altro, ma anche dal punto di vista culturale, beh, io credo che sarebbe rimasto soddisfatto e avrebbe pensato, credo, tra sé e sé, che qualche contributo l'ha lasciato pure lui. E credo che noi, voglio dire, se oggi siamo andati avanti, lo dobbiamo a noi stessi, ma lo dobbiamo a quelli che ci hanno preceduti. E ci sono stati anche dei confinati, e qui è presente Franco Villani, noi abbiamo anche, diciamo, presentato un libro sui confinati a Calvello, e anche quello è importante, cioè questi personaggi che arrivavano da fuori. Certo, non è possibile fare un confronto tra un confinato e uno scrittore, un maestro come Buffalari, però i confinati che sono rimasti in Basilicata ci hanno lasciato molto. Voglio dire, sono arrivate in Basilicata persone di grande spessore culturale, e, ma, vabbè, lasciamo stare Levi che è troppo noto, ma voglio dire, a Ravigliano è arrivato Venturi, Rossi Doria, tutti personaggi, diciamo, che poi soprattutto durante la riforma agraria, parlo di Rossi Doria, ha dato un grande, grandissimo contributo. Bene, allora io questa sera però, più che andare nel libro, intanto ci penseranno sia Franco Villani dopo di me, che si soffermerà in modo particolare dal punto di vista letterario del libro, e Antonio Masini, il quale in macchina, venendo in macchina da Potenza, abbiamo detto, beh, allora puoi essere un testimone, tu c'è bisogno di un testimone, perché non basta che parliamo noi. E lui ha detto che ha avuto il piacere di conoscere questo maestro, lo ha conosciuto a fondo, credo, ha avuto colloqui, e quindi credo che dopo potrà dare una sua testimonianza. Ma, ecco, dicevo prima, perché parlare dopo tanto tempo di queste cose? Ed è importante parlare del passato, lo abbiamo detto tante volte, cioè voglio dire, parlare del passato è fondamentale, perché ci fa capire anche che cosa abbiamo fatto fino ad oggi, quali sono state le trasformazioni, i cambiamenti che ci sono stati, però non possiamo non tener conto del nostro passato. E quindi dopo tanti anni, sono passati, non lo so, 65, quanti sono, diciamo, per quanto riguarda la fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi naturalmente c'era un grosso pericolo, si corre sempre un pericolo, cioè quello di perdere la memoria storica. Cioè le nuove generazioni non hanno vissuto quel periodo. Allora noi abbiamo la responsabilità di far capire a queste nuove generazioni che cosa è successo tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Per quanto riguarda Calvello, io ero a Torino e quindi, diciamo, quegli anni non ho avuto neanche appunto il piacere di conoscere Buffalari. Ero a Torino, però ho vissuto in modo profondo l'emigrazione. Ecco, da Calvello e dalla Basilicata, voglio dire, all'inizio degli anni 50 c'è stato un grande
percorso migratorio, diciamo, verso le città industriali del nostro paese, ma successivamente poi verso l'Europa, la Svizzera, la Germania, verso l'Australia, le Americhe. E tutto questo perché lo dico? Lo dico perché nel libro ci sono discontinuità e continuità. Ecco, quando dico discontinuità, che cosa voglio dire? Voglio dire che questo mondo contadino rappresentato da Bufalari aspettava il momento per esplodere, ed esplode, perché a partire dal 1944, dico 1944, ci sono state le occupazioni delle terre. Il movimento contadino non vedeva l'ora di riscattarsi, e l'unica cosa che aveva, come dire, tra le mani, non poteva che essere un pezzo di terra per poter coltivare, per poter seminare e quindi cercare di poter campare come meglio si poteva. E Calvello non è stato, come dire, un paese assente da questo punto di vista. Ecco, non lo so se Bufalari, forse mi è scappato, se fa qualche riferimento a Calvello, forse un po' lo escludo, ne parla sì e no, qualche accenno preciso lo fa. Primo capitolo, insomma, vabbè. Calvello nel 44 ha fatto le occupazioni del Pugno del Salice. Non lo so, credo che quelli che conoscono bene la campagna di Calvello sanno dov'è esattamente, diciamo. E naturalmente i contadini avevano bisogno di coltivare un pezzo di terra. Lo hanno fatto occupando questo demanio, terre demaniali, e hanno cominciato a seminare. Hanno cominciato a seminare, però si sono ritrovati dopo la semina tutti in caserma. Sono stati arrestati tutti quanti. Mio padre, che allora era presente, diciamo, lui era segretario della Camera del Lavoro e segretario anche del Partito Socialista, anche allora si occupavano due cariche insieme, ma non lo so, corso e ricorsi storici, diciamo, succedeva anche allora. E mi raccontava proprio di queste occupazioni, di queste terre, e non voglio sbagliarmi, anche lui è rimasto per una notte chiuso nella caserma dei carabinieri, poi li hanno liberati il giorno dopo, perché effettivamente non potevano mettere in galera persone che volevano soltanto un pezzo di terra per poter lavorare. E quindi, diciamo, la fine della guerra vedeva l'Italia nel suo complesso un paese distrutto, un paese di macerie, un paese che aveva vissuto 20 anni di fascismo, aveva perso la libertà, aveva perso, e quindi c'era questa voglia di trovare finalmente la Repubblica, la democrazia, quindi il referendum del 2 giugno del 46 che ha visto finalmente in Italia la proclamazione della Repubblica e quindi il passaggio ad un regime diverso, ad un governo diverso. Quindi queste lotte della terra sono state sicuramente molto ma molto significative. E certamente poi che cosa è successo subito dopo? Perché è difficile questa fase tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50? È difficile perché, voglio dire, quel mondo contadino, quella società tribale di cui parlavi tu prima, quella società piuttosto chiusa, e Calvello lo era in modo particolare per la sua conformazione proprio, così come è fatto questo paese, subiva molto questa chiusura, però c'era anche il bisogno, come dire, con la ricostruzione, di trasformazione, di cambiamento. L'Italia era divisa in due parti, c'era un nord industrializzato e c'era un meridione invece che tutto basato sull'agricoltura. E allora è venuta fuori la riforma agraria. Che cos'era la riforma agraria? Ma perché è venuta la riforma agraria? È calata dall'alto? No, non è calata dall'alto dal governo, ma la riforma agraria è venuta perché ci sono state le lotte dei contadini nella Basilicata, nel Mezzogiorno, che hanno imposto al governo di prendere dei provvedimenti. E allora quel governo, e c'era anche Colombo, che in quel momento era ministro, se non sbaglio, ministro dell'agricoltura, che bisogna riconoscere, diciamo, ha sentito molto il problema e quindi ha messo tutta la sua volontà per realizzare bene questa riforma agraria,
che non era facile, non era semplice. Cioè, cosa vuol dire riforma agraria? Cioè, vuol dire espropriare il latifondo, dare la possibilità di creare delle piccole, dei piccoli proprietari terrieri, dare un pezzo di terra, perché spesso questo latifondo non era seminato, i proprietari terrieri spesso stavano a Roma, erano assenti, e quindi la terra non era coltivata e non poteva nemmeno produrre. Ecco, quindi era un'economia, come dire, molto modesta, che non poteva portare grandi risultati. Logicamente non è stato facile, perché fare una riforma agraria, che cosa significava? Beh, significava creare le infrastrutture, significava anche fare strade, significava dare attrezzature, e naturalmente facile certamente non era. E questo maestro è stato mandato proprio per preparare il terreno alla riforma agraria. È venuto qui prima come assistente sociale, poi ha fatto il maestro, diciamo, è rimasto confinato in questa masseria. E cavatevi un po' nei panni di questo maestro che arriva da Firenze, la città della cultura, che si ritrova improvvisamente in una masseria, lontano anche dal paese, che già poteva essere un posto, diciamo, importante, chic, diciamo. E lì naturalmente ha dovuto fare i conti con le persone che erano intorno a questa masseria. Ebbene, come si è collocato, come si è mosso rispetto a questo mondo, diciamo? Almeno da quello che ho capito io, si è mosso con grande umiltà, ha cercato anche di capire, di umanizzare, diciamo, questo suo soggiorno in questa masseria, e di capire anche, come dire, il senso delle tradizioni molto forte, la magia, ma ha capito anche il senso, grande senso comunitario che c'era all'interno di queste famiglie. Perché è vero che c'erano dei tabù, c'era la magia, c'erano le fatture di quel periodo, diciamo. E naturalmente, io ricordo, vicino a casa mia c'era una signora che chiama forse Tonino, se lo ricorda, una certa Maria Donata, che stava proprio all'angolo vicino alla casa dove abitavo io, via Tenente Schiavoni. Maria Donata, che naturalmente se qualcuno aveva dei problemi andava da lei e praticamente ti guariva dicendo alcune preghiere, eccetera, eccetera. Insomma. Per dire che Talbello viveva un po' quei momenti. Ma c'erano anche dei momenti molto simpatici, la vendemmia, dove tutto questo mondo contadino si riuniva, e c'era questo grande senso comunitario, ma c'era anche tanta umanità. Ecco, per esempio, ma c'erano anche delle cose un po' troppo antiche. Per esempio il fatto, mi pare lo citi da qualche parte, che quando c'erano queste occasioni, bevevano tutti insieme dallo stesso recipiente, diciamo, mentre invece poi hanno avuto l'accortezza di dare un bicchiere particolare al maestro Bufalari, per dire come, insomma, questo mondo contadino agiva, perché la sua cultura era quella, però ha capito anche l'importanza di questo personaggio che veniva da lontano, e quindi aveva dei modi particolari per stare con lui. Certo, la riforma nel Potentino non è stata molto importante. Più che altro è stata da Vigliano, Ruoti, Bella, quella zona nel Belfese, Vulture Belfese, ma più che altro la riforma è rimasta nel Metapontino. E perché il Metapontino? Perché quella è la zona, diciamo, più fertile della Basilicata, ancora oggi, diciamo, con le sue fragole, con i suoi prodotti, anche se in questo momento sta vivendo un momento un po' difficile per via della storia che ci sarà dopo domani, con la storia del referendum, le paure, eccetera, eccetera. Però voglio dire, in quella zona la riforma agraria si è manifestata in maniera più completa, in maniera più puntuale. Poi è venuta fuori la cassa per il mezzogiorno. Ecco, la cassa per il mezzogiorno, ma come mai? Beh, certamente per risollevare il mezzogiorno c'era un tentativo, cioè quello di industrializzare il mezzogiorno. Ma era facile industriare il mezzogiorno? Era facile farlo passare da un'agricoltura ormai secolare ad una industrializzazione? Ebbene, il tentativo è stato fatto. Quindi sono arrivati
miliardi, diciamo, nel Mezzogiorno, anche a Campello le masserie poi hanno avuto dei contributi. Ricordo mio nonno che aveva una masseria, diciamo, a, come si chiama quel posto, forse lo sai tu meglio di me, alla difesa, vabbè si va, vabbè un po', vabbè non mi ricordo come si chiama, vabbè insomma, come? Sì, no, vabbè, negli anni 50, la Rufesa la chiamavano, la Rufesa, viene anche ambientato il romanzo, Temponi, eccetera, vabbè, comunque. Ebbene, per dire, i soldi sono arrivati e sono state fatte anche le case cosiddette coloniche, le masserie, ma poi dopo qualche anno sono cadute addirittura. Perché? Perché non c'era un controllo adeguato, diciamo, non c'era un controllo autentico, per cui alla fine le imprese mettevano materiale da quattro soldi, prendevano i soldi, intascavano i soldi e poi cadevano dopo 3, 4, 5 anni. Per dire, diciamo, come questa cassa per il Mezzogiorno, inizialmente se ne è parlato molto male, perché è sembrato un carrozzone, il solito carrozzone clientelare, le solite cose che arrivano al sud e poi non portano grandi risultati, ma poi, come spesso cambiano le situazioni, si è cominciato a riconoscere che tutto sommato poi qualche cosa di positivo l'aveva anche fatto, insomma, le infrastrutture, le bonifiche, tutti i soldi sulle strade, le strade interpoterali, insomma. E, insomma, tutto questo nel libro certamente viene raccontato per quanto riguarda il paese, Campello, e sicuramente, diciamo, il paese, non lo so, nel 2004 è venuto, pare che sia venuto anche a Campello, io non lo so, non ero presente, quindi non so se qualcuno era presente nel 2004, certamente avrà visto questo paese rinnovato, cambiato, nel 2004, insomma, erano passati tanti anni, e certamente se ci fosse stato oggi, sicuramente avrebbe potuto dire molte cose. Bene, io non mi soffermo di più, anche perché diciamo, l'aspetto letterario e l'aspetto della testimonianza di Masini, e dico solo che, non lo so, lo dico io, che sabato prossimo, mi permetto di dirlo, faremo qui un altro convegno, diverso da questo, un convegno sull'ISIS, più pericoloso di questo. Si parla di un argomento completamente diverso, si parla naturalmente di terrorismo e di tutte queste cose che sono venute fuori, e naturalmente a questo convegno sarà presente Giampaolo D'Andrea, che come sapete è capo di gabinetto del ministro dei beni culturali Franceschini, sarà presente Nicola Masini, figlio di Tonino, il quale è andato in Siria e ha fatto il censimento dei beni distrutti, diciamo, dai terroristi, e porterà qui delle immagini, credo, molto, diciamo, molto significative, e poi andremo naturalmente tutto questo argomento. E voglio dire, l'aspetto culturale, da questo punto di vista, non posso non condividere col sindaco che, insomma, possono dirgli che qualche strada magari l'ha trascurata, ma dal punto di vista culturale ha percorso molte strade. Grazie. Passiamo la parola a Franco Villani. Buonasera a tutti e grazie al sindaco e all'amministrazione per avermi invitato. E io so che avremmo fatto questa presentazione almeno da un anno. Voi sapete che c'è scritto editore, lo dico soprattutto per Celano, no, non ci confondiamo, io sono stato maestro e dirigente scolastico soltanto per 40 anni. Lo scorso anno, quando il sindaco, sono stato io che ho detto al sindaco che esisteva questo libro e gli ho fornito queste fotocopie, lui l'ha letto, quando lo scorso anno mi ha detto che poi c'era possibilità con diciamo, la regione anche toscana di fare questo libro e quindi di avere anche, non ho detto nulla, insomma, io come dire,
mi sarebbe piaciuto, sarei stato onorato di averlo come casa editrice, ma sono partito lo scorso anno a febbraio, a marzo, quando era già il libro partito per la ristampa. Ma questo è giusto per dire i pensieri di uno che questo libro lo conosce da 50 anni. Io ho letto di Bufalari nel 1970 semplicemente perché agli esami del concorso magistrale portava un certo Vasco Pratolini. Vasco Pratolini è amico di Bufalari. E nei libri di Vasco Pratolini, Metello, si parlava anche di questo mondo nostro, del mondo in cui io sono nato. Quindi conosco Bufalari, l'ho lessi allora, ma l'ho riletto poi, diciamo, ultimamente. Quindi conosco anche diciamo, per il fatto che lui è stato maestro per tanti anni e quindi quel mondo lo ha visto, diceva bene Nicola prima, quando è venuto qui a cercare, ha insegnato, ma soprattutto ha imparato molto, perché credo che sia quella cosa più importante. Quando uno va con un'apertura in un posto nuovo, sì, c'è da insegnare, ma c'è anche e soprattutto da imparare. Devo dire anche una precisazione, soprattutto per quello che diceva prima con Celano, che abbiamo cambiato due opinioni. Bene, il libro è stato per moltissimi anni introvabile, perché era molto più diffuso una riduzione fatta delle scuole, un libretto quadrato, diciamo di forma quadrata, sarà un 10x10, 12x12, di 120 pagine, 120, con le fotografie alla fine, con un corredo di note che spiegava da maestro, no, non si deve vergognare di averlo fatto, cioè, voglio dire, no. Quel libro, no, no, lui l'ha ripudiato, l'ha ripudiato, ha detto questo libro quasi quasi non lo voleva più, perché invece quel libro, la riduzione, è stata diffusissima nelle scuole, forse più della versione originale. Ma certo è che vi posso dire, io ovviamente condivido tutto quello che ha detto Nicola. Per quanto riguarda l'aspetto storico, non c'è da aggiungere altro, qui abbiamo un esperto. Mi soffermerò sugli aspetti, come dire, letterari. Oh, il libro di 400 pagine, 400 pagine che descrivono almeno 40 personaggi si muovono, si Pietro, si Gaetano, Raniero, Flavio, ed è anche abbastanza difficile fare una, come dire, un minimo di racconto. Per cui quando questo testo si è deciso, e lui come maestro credo che sia stato, come dire, contento di averlo portato nelle scuole, guardate che intere generazioni l'hanno letto come libro di testo, perché quando si trovava un maestro, un professore che, come dire, voleva far leggere agli alunni qualcosa che appartenesse al mondo a loro vicino, faceva leggere alla masseria. Quindi voglio dire, è un testo che è stato anche molto, molto diffuso, non solo in ambiente letterario, ma anche nell'ambiente scolastico. E questo, come dire, è già un segnale molto, molto importante. È un romanzo meridionalista, si è detto subito, pubblicato nel 1960, quindi, come dire, siamo proprio addosso, subito dopo gli anni 50, tutto ciò che era successo con la riforma, l'occupazione delle terre e così via. E ha subito un riconoscimento, ma anche Bufalari ha un riconoscimento nel 1964 e viene insignito della medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica. E questo, voglio dire, è chiaro che di per sé diciamo una testimonianza dell'alto valore umano, sociale, pedagogico, letterario di questo libro, che è scritto con una prosa non ricercata, lo dice anche Montale, non con un linguaggio, diciamo, aulico, ma con frasi brevi, prosa del Novecento, proprio sono delle coltellate, così come inizia il libro, la valle si apriva come una coltellata, lui vedeva la valle di Calvello come una coltellata. E poi passiamo subito all'aspetto, diciamo, letterario. Chi è Bufalari quando arriva qui? Oh, a 25 anni, si è diplomato da maestro, viene mandato dall'ente riforma per dire insegna, ma soprattutto, diciamo, vivi insieme a loro e fai capire che ci sarà un mondo, c'è un mondo in evoluzione, un mondo che cambierà. Ecco, che cosa può trovare Bufalari in un paese come Calvello nel 1953? Lui dice di essere stato 3 anni, non sappiamo se il 53 è stato e quindi 4 anni, il 53 lui dice sono stato un anno nella masseria e 3 anni nel paese, quindi 53, 54 e 55. Che cosa può trovare? Può trovare quello che
Altri autori hanno descritto, Nicola prima parlava di questo confinato del quale abbiamo pubblicato proprio poco tempo fa il libro, che si riferisce alla Calvello degli anni 40, quindi 1937-38, e 15 anni dopo la situazione non è tanto diversa. Quando arriva e comincia ad andare in piazza, dove conosce e ha rapporti col sindaco, ma entra nei bar per vedere come passano il tempo i giovani e quindi assiste, fa le partite, assiste alla passatella, quindi comincia a vivere il paese con questa, come dicono gli antropologi, in modo partecipante dall'interno. E poi c'è la descrizione dei luoghi, viene descritta la piazza, il campanile, l'arciprete, il tanziere col cane nero, è la Rocco Calabrese, cioè si possono dare, noi che siamo qui, conosciamo anche persino le persone, così come non possiamo dare il nome a Don Raffaele o a Don Carlo, i sindaci del 1953. E il sindaco, dopo che lo ha fatto vivere un periodo di tempo all'interno del paese, che cosa fa? Non lo accompagna subito alla masseria, che è abbastanza lontana, di Zi Gaetano, ma lo accompagna a un'altra masseria, la masseria dei Temponi, di Cicillo Tempone, che è più vicino, e arrivano, il sindaco va a cavallo, quindi immaginiamo anche il sindaco che, certamente aveva meno incombenze di oggi, a cavallo accompagna questo maestro, e arrivano lì e, come al solito, c'è la masseria dei Temponi, si offre qualcosa da bere, il vecchio Tempone, il Massaro, dice: io ho 11 figli, il terzo, dice terzo nel libro, ma forse il quarto, è maestro, Nicola Tempone. Quindi si parla proprio di persone che, nel paese noi conosciamo, che questo non è fantasia, questa è realtà. Dopo qualche altro giorno, invece, io ho pensato che, non so, forse anche cosa gradita per il pubblico, perché, sull'aspetto storico già si è intrattenuto Nicola, ma farà anche le sue considerazioni generali. Io credo che, siccome la maggior parte del pubblico non l'ha letto il libro, ma anche perché era diventato introvabile, ripeto, noi siamo andati avanti con le fotocopie fino a poco tempo fa, volevo tentare di raccontare sommariamente la trama per far capire un po' qual è il mondo in cui si trova a vivere Bufalari. Viene accompagnato il giorno successivo, viene accompagnato alla masseria da Zi Gaetano, Torraca viene chiamata. Torraca è un nome di invenzione, non esiste la famiglia Torraca nel nostro paese. Professore, però dico, la masseria presso cui va in campagna è la masseria di questo Zi Torraca, che ha un che vive appunto abbastanza lontano dal paese, e mentre stanno per arrivare si fanno anche un paio di fermate, si fermano da un certo Antonio a cui è morta la figlia, incontrano Toto, un mezzo scemo a cui il padre di Zi Gaetano, Luigi Torraca, ha ucciso il padre, e quindi si vuole vendicare, perché poi nella storia c'è anche quest'altro odio che si porta lì. Insomma, arrivano alla masseria e sulla masseria vedono una data, 1717. Insomma, questi massari stanno lì dal 1717. Immaginate, loro che vivono in un regime, potremmo dire, di autarchia, in cui si devono fare tutto dalla roba per mangiare, per tutto quello che serve, ma non solo, per tutti coloro che poi man mano crescono, per i figli. Quindi sono 200 anni e più, più di 200 anni in cui c'è un mondo che si è cristallizzato. Immaginate allora cosa succede quando in questo mondo cristallizzato da 200 anni arriva uno straniero. E già la prima sera, dopo che la cucina si affolla, questa grande cucina in cui arrivano Carmine, Rocca, Antonio, Vita, Antonia, tanti figli, accompagnano il professore a dormire nella sua stanza. Il professore si mette a letto, però sente le voci di lì in cucina, non vanno a dormire. Che fa? Sposta l'imbottita che divideva i due ambienti e origlia, vede, cerca di guardare che cosa stanno combinando i Torraca. Sono tutti in circolo
e c'è una signora, la più anziana, la nonna, che ha buttato un po' di olio su una pietra e cerca di vedere da quest'olio se quello che ha in mente per quella sera ha dei presagi positivi o negativi. Che cosa vogliono fare? Dicono che hanno sentito che un certo che Assunto, perché chi è Assunto? Assunto era un massaro della valle che sta in un'altra fattoria, aveva sposato Antonia, la figlia di Zi Gaetano, però non l'aveva trovato vergine e l'aveva rimandata indietro, e quindi avevano giurato di fargliela pagare. E Vito, il fratello di Antonia, ci aveva provato, l'aveva ucciso, lui pensava di averlo ucciso. Invece, no, Vito, mi sfugge, Vituccio, lo aggredisce e lo lascia a terra mezzo morto. Pensa di averlo ucciso, invece no. Cosicché poi arrivano i carabinieri che vogliono arrestare praticamente Tiduccio, e per evitare che venga arrestato Tiduccio se ne va al fronte. Due giorni dopo muore, era destino che, come dire... E allora questa sera i Torraca, mentre fanno questa riunione, pensano tendere un tranello ad Assunto, perché hanno saputo che lui si ritirerà tardi. E allora vanno in campagna. Il professore, quando sente che stanno per uccidere un uomo, senza sapere che cosa deve fare, esce fuori. Ma lui lo dice, io non sapevo perché sono uscito, ma intanto sono uscito, sono andato a vedere che succedeva, per fortuna le ore passarono, non successe nulla. Poi con grande paura rientrano a casa e, come dire, va a dormire. E immaginate che cosa nella vita di un ragazzo che viene da Firenze, che ha 25 anni, che cosa possa essere successo dopo questa avventura notturna. Passano i giorni, allora qui è bellissimo, è la descrizione della vita nella masseria. Si comincia a far scuola, però la sera si continua ad origliare. Il professore origlia per vedere che cosa, e vede che questo mondo è dominato da una ossessione per la melogna, questa pelle di capra, questa che porta praticamente l'affascino, che porta il mistero, la magia. Loro l'hanno perso, qualcuno gliel'ha rubato, e quindi la masseria non può andare avanti. Allora un figlio, Vito, chiede a Piera, che è una vicina che conosce Flavio, il figlio di un altro massaro, e gli dice: perché non me la procuri? Prendila per una notte, ce la porti qua. E così veramente fa questa Piera, porta la melodia, altro rito propiziatorio. Però in realtà non succede nulla. A un certo punto, dopo un po' di tempo, comunica il professore, stiamo già quasi per chiudere la vicenda, dice che deve andare nell'altra masseria del fratello di Zi Gaetano, Zi Pietro, però è una masseria più povera. Allora gli dice: professore, ma che è andato a fare? Gli dice: se già qui non stai tanto bene, o perlomeno hai delle difficoltà, lì starai ancora peggio. Però il professore giustamente deve spostarsi, e decide ha deciso che deve andare. Che cosa succede? Mentre sta lì, giusto per fargli capire il mondo, che cosa succedeva, arriva un certo Ferruccio, massaro di Massico Vedere, che dice che ha ucciso la moglie, che se la intendeva con l'assistente sociale. Immaginate la figura meno male che magari sono corretto, però dice: domani arriveranno i carabinieri, mi raccomando, dici che non hai visto nulla. Quindi domani arrivano i carabinieri, però lui non c'è, non chiedono nulla, e così via. Però questo arriva in un altro giorno, quindi immaginate anche la comunicazione, è importante questo perché ve lo dico. Arrivavano i venditori ambulanti. I venditori ambulanti mica portavano solo le cose da mangiare, le cose da vendere, portavano anche le notizie, dicevano quello che succedeva. Era un po' una specie di quotidiano online, no? Cioè tu arrivavi, ti sfogliavano, ti dicevano, un quotidiano in presenza, non online. Ti dicevano quello che ti chiedevano, quello che tu sapevi. E questo pare che avesse detto che c'era a Potenza un certo lo Scarparo, che aveva un affascino incredibile, per cui bisognava assolutamente prenderlo. Così di Torraca dicono al professore: Antonio, devi accompagnarmi anche tu. Arrivano a Potenza,
o proprio quel giorno lo scappare evidentemente aveva fatto troppo affascino, viene arrestato dai carabinieri. E sulla camionetta viene messo anche il professore che viene portato in carcere, dopodiché lui chiarisce, dice guardate io sono maestro, non ho fatto niente. Poi addirittura arriva il direttore della riforma, dice ma come tu invece di trovarti a insegnare ti trovi a Potenza, dice invece di fare ti fai anche arrestare, e lui poi spiega un po' che cosa era successo. E si sposta e praticamente vengono rilasciati e il professore poi va nella masseria di Si Pietro. Nella masseria di Si Pietro capisce che Si Pietro sta tramando, che con l'aiuto di Assunto vuole uccidere, vuole praticamente rovinare Zi Gaetano. Il professore rimane sbalordito, intanto ha curiosità di conoscere questo Assunto, che persona è. E insieme a uno dei figli di Si Pietro vanno a trovarlo. Quando lo vedi, la prima cosa che gli dice, tu devi scrivere la mia storia. Quindi, diciamo, io credo che più di qualcuno abbia chiesto a Bufalari di scrivere qualcosa, perché si rendevano conto che comunque erano esistenze che andavano in un certo modo documentate. E quindi, questa richiesta non della sua storia personale, ma di tutto il mondo che ovviamente poteva girare intorno. Il professore lo conosce e quindi Assunto gli chiede praticamente di accompagnarlo a spargere una magia nel terreno di Si Pietro. Qualche giorno dopo muoiono delle mucche, insomma siamo in un mondo in cui tutto o la gran parte delle cose avviene per magia. Che cosa è successo? È arrivata la riforma, stanno costruendo la diga, e alcune masserie devono essere sgomberate perché l'acqua invaderà i loro terreni. Che cosa succede? I figli di Zi Gaetano, Carmine e Antonio, prendono le armi, ma vengono arrestati. Vito fugge, però prima di fuggire ammazza Assunto e Paccaretta, un altro vicino. Che cosa succede? Succede che qualche giorno dopo dei carabinieri vedono un pastore con un fucile, si avvicinano. Se non avesse avuto il fucile probabilmente non gli avrebbero fatto nulla, ma lo vedono col fucile, comincia a sparare, viene ucciso. Ovviamente non vi dico le parti finali perché sennò poi non c'è sfizio a leggere, ma questa cosa è importante. Il libro termina, o perlomeno verso le fasi finali del libro, si vede che arriva il camion che deve portare le masserizie di Zi Gaetano. Bufalari dice, sale sul carretto, sul carro, e raccolte nel suo mantello, ma prima di andare via si gira a guardare la masseria. È tramontato un'epoca. Questo a me mi ha fatto ricordare quello che succedeva con gli emigranti. Quando gli emigranti prendevano la nave ed erano tutti giù, perché quando la nave nel porto non si può, diciamo, all'epoca non si poteva uscire fuori, quando aveva cominciato a prendere poco poco il largo, gli emigranti salivano sul boccaporto e si dividevano in due gruppi, quelli che andavano a prua e quelli che andavano a poppa. Ora, chi andava a prua aveva il desiderio di guardare verso dove stava andando, cercava di immaginarsi l'America, dove andava. Poi c'erano quelli che andavano a poppa, erano quelli che non erano ancora stati capaci di elaborare il ricordo del mondo che lasciarono. Ecco, a me questa figura di Zi Gaetano che guarda indietro mi dà proprio l'idea di chi dice è il mio mondo, però lui lo fa che è finito e spera che a guardare avanti sul carretto che poi li porta nella nuova masseria tutto questo possa servire per i figli e quindi per lo sviluppo di questa comunità. Ecco, io credo che questo sia, come dico, uno dei messaggi un po' più forti che possono venire anche da un libro realista come questo, che a tutto si sopravvive, si vive in tutte le condizioni, ma poi c'è anche un momento nel quale la storia, il progresso fa un salto, e questo ci è stato ben testimoniato da questo libro che io amo moltissimo e che ho il piacere insieme a voi di condividere questo momento che credo sarà di grande diffusione, come dico, una nuova stagione di diffusione che legherà il nostro paese, Campello,
anche un nuovo fatto culturale e del quale ovviamente siamo tutti orgogliosi e del quale diciamo, ci sentiamo onorati. Grazie. Allora adesso tocca al nostro grande artista Antonio Masini. Grazie. Toglierei il grande. Per me sei grande. Allora, io mi ero preparato una scaletta, ma credo che non è valga la pena. Sì, che se non mi sento. Ah, vabbè, grazie. Allora, prima di tutto la masseria. Che cos'è la masseria? La masseria è un fabbricato, prima di tutto. È anche una località, ma è soprattutto un luogo di memoria. Questa è la masseria. Io l'ho conosciuto in masseria, la tenevamo pure noi, alla Tempola Posta. E lì ho conosciuto il mondo della mia infanzia. E ho conosciuto il mondo contadino. Ho visto fare l'ultimo carro di legno, scolpire l'ultimo carro di legno. Si era nel 45. Nicola Ardita era un ometto altissimo come me e lui venne a costruire questo carro di legno, il legno di faggio. Il faggio è un legno che quando è maturo è durissimo, quando è stagionato è durissimo. Lui costruì l'ultimo carro con cui si trasportavano il gregne e si facevano la Usied. La Usied è un cumulo di comuni, ecco, latino, augere, ecco, si facevano le Usied. Quindi io praticamente ho assistito, e altri come me, abbiamo assistito alla fine del Medioevo. Dopo da allora arrivarono le metitrebbie, arriva la trebbia a Ischia, il Peppino La Rocca, c'era anche lo zio del mio genero, ma non mi ricordo come si chiamava, ecco, e cambiò il mondo. Io mi ricordo il giorno dell'armistizio. Venivamo dalla Tempola Posta, la masseria appunto, e sentimmo uno scampanio. Era l'armistizio e la gente gridava: è finita la guerra, è finita la guerra, è arrivata l'armistizio. Sì, però è un'allegria in sogno, perché poi la guerra continuò lo stesso, arrivò la guerra di liberazione, la lotta contro i tedeschi, che qui passarono vicino. Calvello fu risparmiato, non fu risparmiato Corleto. Da Corleto passarono e fecero massacri. Quindi è un periodo bellissimo, e qui ogni cosa, su ogni cosa si può scrivere un capitolo. Noi non abbiamo sofferto durante questo periodo, non abbiamo sofferto la miseria, perché qui si produceva, noi avevamo il grano, avevamo le patate, avevamo i fagioli, avevamo ciò che la terra produceva. Ma Napoli, le grandi città, la città più vicina per eccellenza era Napoli. E allora c'era il periodo in cui Nicola Briganti veniva da Napoli, portava scarpe, calzoni, giacche vecchie e portava a Napoli che cosa? Fagioli, patate, lenticchie, tutte queste cose qui. Quindi c'era questo scambio in natura, ecco, c'era questo. Parlare di queste cose significa un po' riandare con la memoria al passato, i vari personaggi che si sono susseguiti, eccetera. Andare nel passato significa anche la poesia del passato. Pensavo a Monte Tangia, dove andavamo lì, dove c'erano dei frammenti di pirite, un materiale ferroso che per noi era lucente, luminoso, sembravano oro. Ecco, è un po' un rifugio nella memoria. Bufalari, io l'ho conosciuto Bufalari,
era un maestro, era una brava persona. Non aveva la puzzetta sotto il naso come l'aveva Carlo Levi. Carlo Levi venne nel sud, lui era un dottore, era un medico, veniva con l'aureola grande di confinato politico e aveva la puzzetta sotto il naso, ci guardava dall'alto in basso come se fossimo l'ultima parte del gregge, le pecore rognose. Ecco, Carlo Levi non mi è mai piaciuto, proprio per questo suo razzismo di fondo. Era fondamentalmente un razzista. Io ho conosciuto anche la famiglia di Carlo Levi, perché io ho avuto una certa dimestichezza con i Rosselli. I Rosselli erano imparentati con Carlo Levi. Io ho conosciuto Aldo Rosselli, Amelia Rosselli, tutti questi personaggi importantissimi. Amelia Rosselli era figlia di Carlo Rosselli, e Aldo Rosselli era figlia di Nello Rosselli, che furono uccisi dai fascisti a Bagnol de l'Orne nel 1937. Qui avvenne un delitto politico nel 1938. Qui fu ucciso il notaio Flavetta. L'anno dopo, qui fu primo luglio 38. 38, sì. Che era amico di Postiglione, Peppericello e altri, insomma. Allora, Bufalari era una persona per bene. Con lui parlavi di tutto. Si stava qualche volta a cena, si faceva un zappariente sarebbe, si ammazzava un capretto, un agnello, una gallina, e si mangiava, si conversava insieme, si parlava di cose stupide, ma spessissimo si parlava di cose serie. Ecco, io sono arrivato a Calvello nel 1955, a fine, quando ormai la conquista delle terre, che qua l'unica conquista delle terre furono alla Tembola Posta, alta Tembola Posta, le cacciatrici, che qui non abbiamo avuto una vera e propria occupazione delle terre. Era stato quasi una cassa di risonanza, perché l'occupazione delle terre era avvenuta soprattutto in Materano, vabbè, Montescaglioso. E Montescaglioso, nella zona del Materano, lì c'è stata l'occupazione, lì non c'è stata una vera e propria lotta, non c'è stata. Ho un ricordo gradevole, perché una persona con cui si poteva parlare, noi lo sfottevamo, perché era sposato e non avevano figli. E allora il professor, ma come mai? Ancora niente, eppure ci lavora. Quindi aveva anche il senso dell'umorismo, della battuta facile, eccetera. Personaggi come Bufalari sono stati utili per far crescere la nostra terra. Questo. E allora questa storia qui, io potrei parlare per mezz'ora ancora, ma non voglio annoiarvi, anche perché passo da una parte all'altra. Faccio come il grillo. Però questa sua opera è in fondo uno spaccato di un'epoca, è un momento storico. Alla veste del romanzo, un bellissimo romanzo che io ho in parte letto in tempi andati, ma adesso mi accorgo di non sapere niente. E la freschezza, ecco, la bellezza di questo libro, che è fresco, è bello, si lascia leggere con grande facilità, ecco. E dobbiamo essere grati a lui per questa opera, perché ha posto come sfondo geografico di questa opera proprio Calvello. Se andate a Firenze, vorrei andare. Vorrei venirlo a salutare perché ho un graditissimo ricordo di loro. Grazie. Allora, grazie a Nicola, a Franco e a Antonio per questa appassionante discussione, dove ci ha fatto ancora di più capire l'importanza appunto di Bufalari in quell'epoca, e ci ha fatto capire appunto
la crescita di, diciamo, di questa regione, perché poi Calvello è uguale a Brione, è uguale ad altri paesi, proprio anche in virtù di questi personaggi che o con la riforma agraria, come diceva Nicola, i confinati o ad altri personaggi che si sono susseguiti in questa terra in quegli anni hanno contribuito alla crescita culturale di questa regione. Adesso iniziamo, diciamo così, l'atto istituzionale del conferimento della cittadinanza onoraria, quindi si è insediato anche il segretario che farà l'appello del Consiglio Comunale e quindi poi proseguiamo per appunto la cittadinanza onoraria. Buonasera, procediamo con l'appello, sono le 19:10. Sindaco Gallicchio. Presente. Consigliere Abate. Presente. Consigliere Mazzei. Presente. Consigliere Andriuzzi. Assente. Assente. Consigliere Lacerra. Presente. Consigliere De Stefano. Presente. Consigliere Lacerra Rocco. Assente. 5 presenti, 2 assenti, la seduta è varia. Allora, beh, io dovevo rifare i saluti, ma già li ho fatti. Sì, scusa. Per fortuna che c'è Maria che mi guida. Allora, laudatio per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Calvello al professor Giuseppe Bufalari. Un saluto a tutti i presenti, all'editore Antonio Celano, professor Nicola Lisante, professor Franco Villano, professor Antonio Masini, ai consiglieri riuniti in questa seduta per celebrare ancora una volta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria che ha avuto già due precedenti qualche anno fa con il professore Herman Tank e il professor Aldo De Gioia. Desidero innanzitutto manifestare il profondo rammarico per l'assenza del protagonista di questa giornata, il professor Giuseppe Bufalari, che per un infausto motivo, la perdita del proprio figlio, non ha potuto partecipare a questa giornata benché fosse molto forte il suo desiderio di tornare in questa comunità dopo anni. Esprimo pertanto a nome dei consiglieri e a nome della comunità di Calvello tutta la vicinanza in un momento di dolore indicibile per un genitore e partecipo del suo cordoglio con le mie e le nostre più sentite condoglianze. Tuttavia, come spesso accade nella vita, le vicende negative si intersecano con quelle positive, nostro malgrado, ed oggi questo consiglio e la comunità di Calvello si apprestano a celebrare un evento positivo unendosi idealmente al professor Bufalari con la stessa partecipazione emotiva che avrebbe avuto se il protagonista fosse stato presente. E dunque con la stima più sincera in questa occasione così significativa per Calvello, che anche a nome della Giunta e del Consiglio Comunale di tutta la comunità locale, le porgo il più cordiale saluto, carico di quell'affetto e di quella riconoscenza su cui si fonda il suo legame con il nostro territorio. Calvello vive oggi una giornata importante. Il Consiglio Comunale si accinge a conferire la cittadinanza onoraria all'emerito professor Giuseppe Bufalari, scrittore e meridionalista. L'iniziativa di tale onorificenza è ispirata proprio dalla volontà di mantenere nel tempo il suo ricordo al Calvello e nel contempo rafforzare il rapporto di amicizia con lei, che nel periodo di permanenza nel nostro paese ha voluto lasciare alla nostra cittadina un segno significativo del suo passaggio, che si è caratterizzato nella stesura di un romanzo, reportage dal titolo La Masseria, ambientato a Calvello negli anni 50, di inestimabile valore storico, culturale e di grande pregio letterario. Con viva soddisfazione ed orgoglio esprimiamo finalmente e formalmente il nostro grazie perché lei attraverso quest'opera inconsapevolmente si è reso in un certo senso partecipe di quel progetto di marketing territoriale che sta tanto a cuore a questa amministrazione. Il libro infatti ha suscitato e continua a suscitare la curiosità e l'interesse di studiosi, ricercatori ed intellettuali di fama nazionale, a cominciare da Eugenio Montale, contribuendo così a far uscire il nostro territorio dall'anonimato, aprendo uno spiraglio alla sua conoscenza, alla conoscenza di un particolare contesto culturale in un interessante quadro storico dell'Italia meridionale, che pur considerevolmente trasformatosi da tradizionale a moderno, ha ben saputo conservare la sua genuinità. La letteratura meridionalista dunque si fregia di un contributo importante, il racconto di una civiltà rurale, dei suoi rituali e, per parafrasare Andrea Di Consoli, la fotografia di un mondo sì chiuso ma alla maniera del cerchio e dunque perfetto, dove ogni cosa era spiegata e aveva un ordine, un senso.
Le ragioni di questo importante riconoscimento sono infatti da ricercarsi nel valore e nel grande successo di pubblico e di critica riscontrato dal libro La Masseria e per aver fatto conseguire in Italia e all'estero visibilità al paese, Calvello individuandolo inconsapevolmente come caso di studio molto appetibile nell'ambito delle ricerche in campo antropologico. L'onorificenza intende simboleggiare una considerazione autentica verso la sua persona e un'importante attestata di stima testimoniante l'affetto imperituro che lega in vincolo indissolubile di amicizia il professor Bufalari a Calvello. Alla gratitudine per aver innalzato il nostro territorio e gli onori della cronaca storica del nostro meridione si unisce l'auspicio a che la nostra comunità, pregiandosi di questa cittadinanza, possa sempre di più somigliare a una comunità dove la struttura economica e sociale si legga sempre più sulla conoscenza approfondita delle nostre radici e sulla cultura. Caro professor Bufalari, da questo momento lei può sentirsi idealmente appartenente alla nostra comunità. Adesso c'è il dottor Antonio Celano che dà lettura del messaggio di Bufalari. È un onore per me sapere che divento cittadino di Calvello, un paese che amo e dove avrei voluto tornare oggi per stare insieme a voi, soprattutto per parlare con i giovani. Avrei voluto ascoltarli, so che hanno tante cose da dire. Cosa vuole la gente di Calvello? Che cosa pensa? Se fossi lì con voi ci saremmo scambiati idee, aperti tutti alla speranza. Con i giovani, perché sono loro i giovani la nostra speranza. Mi sarebbe piaciuto anche ritrovare qualcuno dei vecchi alunni miei. Molti mi hanno telefonato nei tempi scorsi, o sono venuti a casa mia come Trinchitella, o quel seminarista che ora credo sia già un sacerdote affermato. Mi è dispiaciuto sapere che Trinchitella sia morto così tragicamente in Canada. Per me è stato un dolore. Stasera avrei voluto essere con voi di persona, ma ho troppi anni e soprattutto alcuni giorni fa sono stato colpito dal lutto della morte di mio figlio Vieri. Non mi è dunque possibile muovermi, ma spiritualmente ora sono con voi, qui, in questa serata che costì a Calvello avete organizzato. Sono sicuro che sia una stanza bella e una bella festa. Auguro la migliore fortuna di Calvello e della sua gente e che Calvello sia sempre più conosciuto e amato. Tutti i miei ringraziamenti per voi e migliori auguri. Giuseppe Bufalari. Adesso la testimonianza di Giovanni De Luca, il dipendente del bar dove Bufalari, e l'ho raccontato anche sul libro, andava a prendere il caffè. Dunque, ho seguito le varie mozioni espresse dai presenti qua e non posso che dire che approvare tutto ciò che hanno detto. Io ho avuto modo di conoscerlo negli anni 50, quando lavoravo nel bar Aurora, e questo veniva sempre da me tutti i giorni, la mattina e cose, per passare un po' di tempo, per gustare i buoni prodotti che vi erano nel bar. Mi hanno detto che beveva bene la Real Caffè. Comunque io ho scritto alcuni appunti perché vi potrebbero sfuggire. Bravo. Di quello che io pensavo di esprimere. Allora, io sono Giovanni De Luca, che ho fatto il mestiere di barista nell'antico bar Aurora negli anni 50 a Calvello, in corso Vittorio Emanuele. Risale a quell'epoca l'incontro con Giuseppe Bufalari e la sua consorte, che in quel periodo insegnava nelle scuole elementari di Calvello. Abitava presso la casa di Don Camillo Nardone ed era solito, prima di andare a scuola, la mattina recarsi nel bar Aurora, dove io lavoravo, per prendersi l'ottimo cappuccino. Ricordo che gustava molto volentieri il liquore con la Rai a caffè, di cui era vero intenditore. Amava molto parlare, ma non giocava mai a carte, come facevano la stragrande maggioranza dei frequentanti del bar. Lui e la moglie erano stati accolti benevolmente dai calvellesi,
che erano riusciti ad ambientarsi facilmente e venivano spesso anche a casa mia, in quanto da me alloggiava un insegnante collega della moglie. Lo ricordo come un uomo di altezza media, portava gli occhiali, dai modi simpatici e cordiali, e molto osservatore della realtà che lo circondava. Ho avuto sempre l'impressione che fosse una persona seria e leale. Era gentile con tutti, non solo con noi al bar, ma anche con gli altri, ed amava dialogare del più e del meno, spesso di politica, come ad esempio la situazione della nazione in genere, in quel periodo. Appreso dai suoi colleghi che il professor Bufalari stava lavorando ad un progetto letterario, la stesura di un romanzo dal titolo La masseria, ambientato con appunto in una masseria di Carmelo che si diceva fosse la masseria di Don Ciccio Abbanda. Allora era pure sindaco Don Ciccio Abbanda. Ricordi che a quell'epoca questo libro, che allora era in cantiere, da alcuni calvardesi non venne visto bene, in quanto molti pensavano che l'autore avesse voluto paragonare Carmelo ad una vera e propria masseria, nell'accezione negativa. Col tempo mi sono reso conto che la sua volontà fosse solo quella di descrivere la situazione reale in cui versava la popolazione di Carmelo in quel periodo. In tutti i particolari da lui realmente conosciuto e in assoluta buona fede. Circa 5 anni fa ho avuto il piacere di incontrarlo a Carmelo, quando venne proprio per un'occasione simile, ecco, e lui con molta cortesia e cordialità mi ha salutato. Colgo l'occasione per esprimere al professor Bufalari le mie personali congratulazioni e il mio ufficiale benvenuto tra noi cittadini carmellesi. Giovanni, mi hanno detto una cosa, che lui era talmente intenditore del Cordiale alla RAI, sì, e una volta non gli avete dato proprio quello originale e lui se n'è accorto. È vero. Mi è stato detto che, siccome lui era amante del Cordiale alla RAI, una volta gli avete dato un Cordiale alla RAI fatto in casa, non quello proprio originale, e lui se n'è accorto. È vero? Oramai il reato è andato in prescrizione, quindi... arriva all'ultimo tracollo della bottiglia, allora era un poco dolce, perché si parla dei sentimenti. Comunque era intenditore veramente. Però gli piaceva tanto. È stato l'unico che lo grazie. Ok. Allora, dottor Cena. Grazie Giovanni. Buonasera signor Sindaco, buonasera ai carvellesi. Vorrei ringraziare, ma lo vorrei fare in una maniera particolare. Mi chiedo sempre ogni volta che inizio un'avventura di questo genere cosa sia un libro. Un libro è spesso una persona dietro cui ci sono altre persone. Dietro Giuseppe Bufalari c'è una comunità. Dietro questo libro c'è stato un lavoro, appunto, per riprendere, diciamo, quanto detto dal dottor Villani, c'è stato un lavoro ovviamente editoriale. Il lavoro editoriale parte dai diritti d'autore, quindi bisogna cercare prima i familiari, perché se no si può incorrere diciamo in sanzione. Io pensavo che Giuseppe Bufalari, che era del 27, fosse morto, e quindi mi sono ingegnato a cercare i figli. In realtà è il figlio che poi è venuto da me,
perché io lavoravo in una casa editrice che adesso non c'è più a Firenze e un giorno bisognava fare una pesca, c'era una pesca di beneficenza con Carlo Conti, Galli, il portiere del Milan, della Fiorentina, eccetera. Erano venuti tutti quanti più o meno per organizzare questa cosa e si presentò questo Vieri che mi disse poi di essere Vieri Bufalari. Dico, ma scusami Vieri che ci stava del tu. Poi è andata una bellissima amicizia e disse, Vieri, ma te sei parente di questo Giuseppe, lo conosci? No, c'è solo il figlio. Allora, da lì si è mossa tutta una macchina, tutta una serie di idee che poi ci hanno portato al libro. Mi dispiace in questo caso di essermi mosso diciamo al di fuori dei confini di Calvello, perché io a Calvello è la prima volta che ci vengo, anche se sono di Castelluccio Inferiore, e la cosa sinceramente un po' mi fa vergogna, perché devo dire la verità, sono uno di quelli che aveva un po' rotto con la propria regione per dei motivi così di scelta. In realtà poi, grazie a tutta una serie di personaggi, tra i quali anche Andrea Di Consoli, che ha fatto la prefazione del libro, ho diciamo ricucito questo rapporto con la Lucania. Sì, questo strappo, spesso si fanno i conti con i pari, no? La nostra regione spesso è un pari. E quindi in questa ricucitura ho incontrato anche il dottor Gallicchio. Ovviamente che ringrazio particolarmente perché, allora, guardate, è un lavoro veramente difficile questo. Io spesso vado in città molto più grandi di queste e spesso cerco di sollecitare le amministrazioni a farsi carico anche della ripubblicazione di alcuni libri e di creare degli eventi come questi. In realtà è molto difficile perché c'è una chiusura che è veramente alle volte è proprio difficile da scardinare, e invece trovare un sindaco che non solo mi ha detto subito sì, ma si è buttato a corpo morto nell'organizzazione di questa cosa, tra l'altro andando molto, molto al di là di un sì, perché poi ci ha appoggiato davvero su tanti fronti in questi mesi, perché abbiamo lavorato veramente tanto. E quindi per questo io lo ringrazio. Ringrazio anche la H, che è una casa editrice di Matelica, che è proprio specializzata in reprint editoriali. Matelica è il paese di Matacotta, un altro scrittore abbastanza importante, non di primissima fascia, ma insomma importante. E ovviamente vorrei anche qui ringraziare anche la dottoressa Calgano, che ho la vaga impressione che senza di lei non ne avremmo cavato le gambe, perché ovviamente la morte di Vieri Bufalari ha cambiato veramente tantissime cose, ha cambiato completamente i programmi. Quindi quando si dice che le amministrazioni meridionali sono inefficienti, io mi metto a ridere, perché vedo nella civile toscana vedo spesso magagne ben più grosse di queste che posso vedere qui. Detto questo, chi sono io? Mi chiamo Antonio Celano, faccio il mediatore culturale, oltre che essere un blogger, l'editor, inteso qui all'inglese, cioè uno che si interessa di ricostruzione testuale con particolari tecniche, eccetera. Devo questa mia capacità probabilmente a due persone che apparentemente non c'entrano nulla con questo lavoro. Da una parte a mio nonno, che era anche lui massaro, e andava a vendere le mucche nelle fiere, e quindi probabilmente anche questa capacità di mediazione, di parlare, di riuscire a entrare nella psicologia di chi doveva acquistare, di chi doveva vendere, mi è rimasta. E poi ovviamente anche un po' mi è rimasto di quello che mio padre, mi sono portato qui stasera, che è un cacciatore, e il cacciatore ovviamente lancia il cane nella ricerca della preda, e spero di essere riuscito quantomeno
recentemente come ricercatore di opere, di libri. Detto questo, è anche vero che, prima per rispondere al dottor Villani, io, anche io ho perso parecchie preghiere, mi sono volate via sotto il naso parecchie beccacce, parecchi pagani, nel senso che ad esempio ho perso un contratto importante con Remo Deglia, per la riedizione di Motelia, che è uno scrittore in Audi, che aveva fatto la guerra d'Albania, che stava nella zona di Porcari di Lucca, e anche il libro che però ho recensito sul quotidiano della Basilicata con molto molto piacere, che era quello di Petruccelli, è un giovane di campagna, che però è ambientato in una situazione che è diversa dalla nostra, che è quella del Basso Lazio. Ed è comunque anche lì si parla di apocalisse. Apocalisse, non della fine del mondo, ma della fine di un mondo come quello contadino. Quindi direi che, detto questo, lascerei a Laura la prima lettura, che si apre ovviamente, apre lo sguardo su Calvello. Ho scelto le letture che riguardavano più da vicino a Calvello, anche per maggiore coinvolgimento, e niente, poi prenderò io semmai a dire le ragioni per le quali mi è sembrato un'operazione di modernità far ripubblicare questo libro. La valle era profonda all'inizio come una coltellata, si apriva poi a stretto ventaglio. Alla fine, prima della grande pianura gialla, una collina, una grossa bolla con in cima un paese ammonticchiato. Dietro al paese le montagne con boschi di faggi. Il paese è nell'interno della Lucania. Le case sono scure e cadenti, le strade di sassi piene di maiali, di capre e di asini, solo ricchezza dei cristiani. La piazza è un acciottolato alla sommità, fra la chiesa, il comune e un caffè. È il cuore del paese. Un paese dove prima non accadeva mai nulla. Da qualche parte, però, due volte negli ultimi 3 anni, ci passa come un vento di follia. Gli uomini scendono urlando e alzando i pugni nella piazza dell'orologio. Spaccano i vetri delle botteghe della gente per bene. Qualcuno, venuto da fuori, grida avanti a tutti e reclama diritti per gli uomini. Scioperate, compagni! Vogliamo la riforma per un avvenire dei nostri figli. La polizia arriva con le camionette e arresta il tale, il tal'altro. Donne urlano, rivolta del bracciantato meridionale, dicono i giornali. Qualche ferito, partono telegrammi, arrivano telegrammi, arrivano macchine lucenti targati PZ, targate Roma. E c'è subito un'elargizione straordinaria di farina, di formaggio, di vestiario. Calmi, state calmi. A Roma si pensa ai vostri problemi. Non siete dimenticati. La riforma verrà. State calmi. Gli uomini rientrarono nei loro buchi. I forestieri scompaiono. Si torna come prima, ma nel paese restano molte speranze e una grande attesa. La riforma sanerà tutti i mali. I massari passano sulla piazza, passa la 600 dei finanzieri, l'arciprete con la mazza dal pomo d'argento, il daziere col suo cane nero. Qualcuno ben vestito va e viene, una spola continua, un carbonaio scarica 3 muli, a perpetuo ricordo dei calvellesi di New York, 1906, è scritto su una lapide sotto l'orologio. L'orologio segna le ore una dietro l'altra, un giorno dopo l'altro. Tira vento, è ottobre inoltrato. Sono giunto appena ieri, mi trovo ospite di Don Raffaele, il sindaco, che è proprietario terreno. In cucina si fa colazione, pan con uova fritte, salsiccia e vino bianco paesano. Il fuoco è alto. Il gatto ha ciambellato, le finestre chiuse accuratamente, perché fra il sindaco Don Raffaele e l'altro proprietario, Don Carlo, c'è
Sono i capi delle due clientele della zona, a quanto ho capito. Il paese è ora nelle loro mani. La gioventù oggi lascia la proprietà, si arrende, si lamenta Don Raffaele mentre mangia. Alluda Franco, figlio di Don Franco, che proprio oggi se ne va al nord, dove ha trovato un impiego in una ditta di tessuti. Nella cucina l'odore di faggio è violento, in un angolo c'è un mucchio di legna. Ogni tanto la moglie del sindaco ne mette un pezzo sugli altri e mi sorride. Alle pareti una Madonna scura e ci sono mosche e cacature di mosche da ogni parte. Don Raffaele spunta nel suo fuoco, parlando dei giovani dolci. Poi si alza. Vogliamo andare, dice. Sotto il portico sono già pronti i cavalli. La guardia comunale mi aiuta a montare sulla giumenta. Don Raffaele, nonostante i suoi 60 anni, balza come un giovanotto. La sua cacciatora di velluto si aggrinza, si stende, le canne del fucile ondeggiano. Andiamo, andiamo, mi sollecita. Le guardie si tolgono il cappello e mormorano qualcosa. Ci avviamo per la strada acciottolata e i cavalli a tratti devono fermarsi. Non piove da mesi, è tutto pieno di polvere e di mosche. Gli ultimi grandi venti hanno pettinato la terra dei campi e fatto crollare alcune case del paese. Altre, pericolanti, le hanno tirate giù i vaccari con le loro funi neri, intrecciati coi crini delle bestie. Sulla piazza i manifesti sembrano finestre chiare. Una sbiadita figura di comandante Lauro, viva Monsignor Vescovo, l'Aneco Bianchi, tutto il popolo col suo pastore, bianco, rosso, verde. C'è un assurdo contrasto fra quei manifesti bianchi che presentano i meravigliosi prodotti del nord e il sudiciume sulle pietre, e quei muri neri, e quella gente che attraversa la piazza. Qualcuno saluta Don Raffaele, un'altra casa rovinata. Una bambina passa in fretta, tutta cenciosa. Sì, questo è il sud, come me l'ero immaginato, il sud inquieto, prima della riforma delle quali tutti parlano. E poi potevi usare quello. Ah, okay. No, era per guardare un po'. Sì, sì. quando ho preso l'autobus da Pisa per scendere qui, a Castelluccio e poi a Calvello, mi chiedevo, ripensavo a Vieri. Vieri aveva 59 anni e aveva già, diciamo, subito il male che l'ha portato via. Si era ripreso e quindi pensavamo di poter scendere tutti. E invece il male si è ripresentato, oltre le cure non hanno fatto, non hanno, diciamo, sortito nessun esito, e ieri in due settimane non c'è stato più. E mi chiedevo a un certo punto che senso potesse avere questo, e mi sono detto, forse anche la modernizzazione portata dalla riforma agraria è stato un fatto fulmineo e fulminante per quanto riguarda le popolazioni appoderate nel contado, diciamo, di Calvello, ma anche per Calvello e non solo. Però non vorrei qui fare un facile accostamento tra modernità e morte, perché in realtà Giuseppe Bufalari non la pensava così. Quando si sceglie un libro che deve essere riportato alla vita, se ne guarda l'aspetto di modernità, cioè se lo sguardo dell'autore è ancora moderno, perché altrimenti rifacciamo una copia anastatica di un vecchio libro che non ha senso di dare alla vita. Questo aveva molto senso, soprattutto per tre motivi. Il primo, per il suo sguardo di uomo che in qualche maniera culturalmente si era confrontato sia in Toscana sia qui a Calvello con il mondo cattolico.
In realtà Bufalari fu scoperto dal padre di Vasco Pratolini, però Vasco Pratolini in quel momento era a Roma, l'avrebbe conosciuto dopo. Così come avrebbe conosciuto dopo Antonio Pizzuto, che è un altro grande scrittore meridionale. Quindi i suoi primi contatti furono con La Chimera, che era stampata da Enrico Vallecchi, e da Mario Luzi, grandissimo poeta, più volte candidato al Nobel, insomma. L'ho conosciuto. Ecco, ce l'aveva un po' col nostro Albino Pierro, però ci faceva delle telefonate alle volte alzando il telefono e non rispondeva. Sì, Albino Pierro dice: ma chi è? E lui rimaneva zitto. Aveva ragione Luzi. Ma ieri, secondo me ieri, invece sono più dalla parte di Pierro, insomma, vabbè. E quindi dicevo, questo comprando il mondo cattolico, anche il mondo della masseria in realtà è un mondo basato su una stratificazione. Troviamo prima il paganesimo, troviamo poi la versione bizantina, greco-ortodossa, e poi con i normanni, finalmente, che ci hanno passato un po' a fil di spada, quindi arrivare a Federico II, troviamo finalmente le comunità pacificate da un Gesù Cristo portato un po' pesantemente, insomma, in do. E lui dice nell'intervista che gli ho fatto nel 2009, scrive: quando scesi in Basilicata, presi a scrivere delle lettere che inviavo a mia moglie, alla mamma e a Romano. Parlavo del mondo antico e profondo che avevo trovato, un cattolicesimo antichissimo e la capacità degli uomini, nonostante un mondo duro e avverso, di poter vivere, lottare, vincere o perdere. Nelle lettere c'era tutto questo. Ma io non me ne ero ancora accorto. Invece, Glenchi mi esortò a scrivere ancora, perché le avrebbe volute pubblicare. Qui citerò parecchie voci, perché non essendoci qui Giuseppe, vorrei che fosse quantomeno un dialogo ideale con lui. Si è parlato di Carlo Levi. Bufalari è una generazione diversa. Appunto, è stato giustamente detto che non era un fuoriuscito politico. Anche se i fuoriusciti politici, ho sentito ovviamente, che hanno lasciato molto di sé. Ma attenzione, perché non erano tutti uguali. Noi, per esempio, a Castelluccio Inferiore abbiamo avuto una zia di Lilli Gruber, che era filonazista. Ma era filonazista perché era alto a Resina, antifascista. E questi erano dei personaggi che non erano né carne né pesce. Il fascismo chiude una rivista come Campo di Marte, la chiude perché a un certo punto non riesce a capire questi che vogliono, cioè so col regime, non so col regime. In realtà quelli di Campo di Marte non hanno, diciamo, sul loro orizzonte, e chiudono la rivista. Questo era il metodo, diciamo. Poi una sorella parlò con l'allora bellone del regime, Ciano, che era livornese tra l'altro, il figlio di Galeazzo Ciano, e riuscì a far riportare la sorella su. Quindi, io ho letto tanti libri di persone che sono state confinate. Allora, Carlo Levi ha uno sguardo particolare. Quando si apre il libro ha uno sguardo aereo, alto. Dalla collina, mentre viene trasferito ad Aliano, riesce a vedere, non si sa se con i suoi occhi o con la sua mente, fino al mare, fino allo Ionio. Taddei, Ezio Taddei, un anarchico che viene portato, livornese, che viene portato a Bernalda, parla di questo paese da basso. Vede Bernalda, dice: vedi questo paese, il paese dove dovevo essere confinato, su una montagna di mota. La mota in toscano è il fango, però stranamente in italiano il concetto di fango in senso di sostantivo e nel senso invece figurato, spregiativo, sono un po' divise. Invece quello toscano mantiene una certa vicinanza, cioè mota è sia allo stesso tempo sia il fango
come lo vediamo, sia qualcosa che sporca, insomma, ecco. Anche se poi Taddei cambierà idea. Lo sguardo di Bufalari è uno sguardo che guarda una cruna del lago. Mi ripeti la primissima frase che dice? La valle era profonda all'inizio come una coltellata. Ecco, è una cruna del lago. È una cruna del lago, una forca caudina, in cui la sua mentalità si proverà con gli eventi che gli verranno di fronte. Bufalari è una persona che viene giù in Basilicata entusiasta di riportare sulla strada della civiltà un mondo proglodidico. Ma nel romanzo viene mandato giù, dice appunto Montale, in partibus infidelium, quindi proprio nei territori infedeli, e quindi si fa capire che in realtà Bufalari è sì sceso con questa sua idea pedagogistica di miglioramento, e però è stato anche, direi surrettiziamente, cioè in qualche maniera nascosta, inviato dall'ente riforma o dai burocrati che la gestiscono, per in qualche maniera ammanzire, farli sgomberare, insomma, per poi diciamo in maniera più spiccia i contadini, i Torraca. In realtà i Torraca, se non ricordo male, lui mi ha detto che in realtà la famiglia si chiamava Scarilli, però io sinceramente non conoscendo, ecco, sì, questa masseria Scarilli dove lui sarebbe stato, però effettivamente parlando con voi, anche con Maria, mi hanno detto che non riconosco, probabilmente a 90 anni può darsi che la memoria dia qualche cosa. Sono le CIA. Ci sono, esatto. Le Scaringi. La generazione di... portarsi forse Scaringi, e lui si ricorda Scarilli, è possibile. La generazione di Bufalari è la generazione di Ottieri Ottieri. Ottieri Ottieri è quello che scrive Donnarumma all'assalto. È uno psicologo che va nel Cilento, dove lo Stato sta costruendo delle industrie, e va a fare i test di ammissione per degli operai. Non ne passa nessuno. Perché? Perché i test sono basati comunque, non, sì, sulla logica, ma sono basati anche su un minimo di conoscenze. Invece lì la gente va lì a piangere, bussa alla porta la notte, mi faccia lavorare, fatemi lavorare, perché fino a che anche lui va in crisi, e va in crisi anche Giuseppe Bufalari. Giuseppe Bufalari a un certo punto, e questo lo dice Luigi Baldacci, che è uno dei grandissimi critici letterari del nostro Novecento, e dice questo: e il Giuseppe Bufalari scende a Calvello per informare i contadini che la riforma sta arrivando. In realtà finirà per dire a quelli della riforma che esiste un mondo in completo equilibrio tra la natura e l'uomo, sia pure con i propri difetti, perché attenzione, Carlo Levi idealizza i contadini. Questo è il difetto che io trovo in Levi, non quello che si diceva prima, ma trovo questo difetto non tanto per Levi, perché Levi aveva quella penna lì, più che altro per quelli che sono venuti dopo, che hanno mitizzato, cioè, parlando spesso manco conoscendo di come erano fatti i contadini, no? Il levismo, esatto, il levismo. E quindi questa sua concezione a un certo punto cozza, si chiede ma cioè, questi contadini meridionali che dice tutti quanti sono poveracci, cioè questi, cioè, si fanno la salsiccia, si fanno, cioè, vivono, sì, autarchicamente, ma non perché gliel'ha detto il fascismo, perché ci vivevano già da sempre, dal 1700, giustamente. E quindi comincia a farsi delle domande, e inizia esattamente quell'atteggiamento dell'antropologo, che è appunto questa partecipazione, cioè la possibilità di conoscere intimamente i contadini e di cambiare dall'interno il mondo contadino in maniera che lentamente questi si adattino all'arrivo della riforma.
Ma il grosso fallimento di Giuseppe Bufalari, ma sarà anche il fallimento di Ottieri Ottieri, quindi di questa generazione di scrittori, è che il fatto che la modernità corre. La modernità è fatta di economia, è fatta di ruspe che hanno un costo, è fatta da ingegneri che premono continuamente sul maestro per dirgli: oh, questi quando se ne vanno, noi dobbiamo portare le ruspe, vanno lì, gli distruggono i campi, eccetera. Quindi non sono migliori dei contadini, attenzione, Giuseppe Bufalari scopre che gli uomini della riforma non sono migliori dei contadini. Un giornalista va lì, non so se nel libro o negli appunti alla masseria, gli dice: ma questi sono artifici retorici, i contadini devono sparire, ormai sono storicamente morti. E gli dice, poi lo accusa, dice: te vieni qui e fai della poesia, cioè il romanzetto su questa comunità. Ma i poeti non servono. Mi viene da pensare quando Tullio De Mauro, è stato anche ministro all'istruzione, diceva che è dagli anni 70 che la forbice tra sapere e guadagno si allarga in Italia, si divarica. Cioè, che ne so, c'è uno. C'è un sacco di soldi, ma sa cioè, appunto, fa pochi, cioè, i soldi in realtà poi ne faceva di più linea accoppando delle persone piuttosto che ne so, un insegnante o addirittura un medico. Cioè, oggi l'assurdo è che chi specula in borsa guadagna molto meno, è molto di più, molto 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 di più di una persona che si è formata in medicina e che ti apre e che ti salva perché sa mettere mano sul cuore. E l'assurdo oggi è questo. Scusate un po' la rapsodicità con cui vado avanti, però diciamo mi serviva di mettere a fuoco delle idee. E quindi di Consoli scrive che il fiorentino, cioè Giuseppe Bufalari, finisce per guardare con simpatia quel popolo che si muove in antiche ritualità segnate dalla ciclicità della natura, ma non cade nella trappola delle alterità, come fosse quel popolo senza peccato e senza redenzione, un popolo eletto di Dio o del Dio assente dei vinti della storia. Levi è un ebreo, gli ebrei sono il popolo eletto. È possibile che scorie, diciamo, di questo genere siano rimaste anche nel suo lavoro intellettuale. Bufalari ha negli occhi il modello toscano. Il modello toscano è l'equilibrio perfetto tra modernizzazione conservazione e qualità della vita. In realtà questo è un sistema che si è creato però molto, molto, molto lentamente. E qui invece non è possibile. Non è possibile. E dice: io ho bisogno di altro tempo, come faccio? E questi invece continuano a respingerlo finché lo trasferiscono, se ne liberano e mandano uno che è più spiccio di lui, dice: andate a quel paese, eccetera. Questo è quello che lui scopre, però scopre anche un'altra cosa, che questo mondo centrato in una decina di chilometri al massimo di raggio, che è quel cerchio di cui parlava di Consoli, è in realtà un mondo che culturalmente e antropologicamente è un mondo estremamente feroce, è un mondo molto feroce. C'è a un certo punto uno dei protagonisti, e qui si potrebbe ricordare la solita storia della Roma, no? Ma effettivamente ci sono due motivi fondamentali che fanno pensare a questo. Il primo è che si invidia la forza dell'altra masseria, quando l'altra masseria è più forte. E quindi c'è questa logica, come dire, quasi di imperio, no? E di riscatto. E questo innesca uno strano desiderio. Il desiderio, diceva Taylor, l'uomo che lavora a Ford a fare le macchine, che è quella cosa che si distingue da un progetto perché non ha una data e non ha un luogo di realizzazione. E questo. E io credo che in questo i contadini si automangino le proprie viscere, perché aspettano la rovina dell'altro.
quando uno dei protagonisti, perché la casa del suo rivale, del fratello rivale, entra sotto l'acqua, c'ha un modo di giocare, però allo stesso tempo poi si accorge, ma questa la mastica che ho sempre, la quale ho sempre ambito, non c'è più. Tanto che aveva mandato in malora la sua stessa masseria. A un certo punto Giuseppe Popolari scrive: noi dormivamo nel tetto, ci saltavano i topi addosso e avevamo paura che venisse giù il tetto che era già in parte sfondato. Perché questo era talmente sicuro che il re de Rationem col suo fratello sarebbe arrivato, cioè la battaglia finale in cui avrebbe preso la sua masseria, era talmente sicuro, ma cioè, non si curava più della sua. Questo è il mondo contadino di Bufalari. Ed è un mondo contadino che è visto dall'occhio del letterato, che scrive in una maniera asciutta, tesa e anche tersa, ma è anche lo sguardo del sociologo. Bufalari, giustamente come è stato detto prima, ha lo sguardo del sociologo, ma è uno sguardo, e qui chiudo per il momento, per la seconda lettura, è uno sguardo che fa confliggere ciò che è antropologico, cioè ciò che tendenzialmente tende a restare fermo nel tempo, con lo storico, cioè ciò che invece evolve. Poi a questo punto poi parla, c'è questa seconda lettura che rivela un altro aspetto di Bufalari. Bufalari è uno strano conservatore. Allora, pensa di poter modernizzare queste zone, però appunto cerca di farlo col massimo equilibrio possibile, con il tempo massimo concesso. Don Raffaele invece è un reazionario, cioè è uno che in realtà dice: ma che devono fare questi contadini? Che lavoro, cioè, perché se ne vanno? C'è la tarana, vabbè, c'è la tarana, c'è la siccità, ma chi se ne frega, perché tanto a lui interessa mantenere lo status quo, il potere, è un reazionario interessante. In questo si vede bene da questa pagina che leggiamo adesso. In paese, al bar, ho conosciuto i figli dei proprietari di terre. Ho saputo che cosa pensano della riforma. Attraverso i vetri del bar si vede uno scorcio di lastricato e dall'altra parte della piazza una porta. Sulla intravedente c'è scritto: Viva Monsignor Nostro. Nella strada passa un prete alto con una mazza dal fondo d'argento. Quella è l'arciprete. È commendatore ben voluto dal vescovo, ha conoscenze buone, mi dicono. Un operaio ha scavato una buca. Intorno alla buca c'è un circolo di sfaccendati con le mani in tasca e guardano lavorare. Appena entrato a un tavolo avevo visto alcuni giovanotti intenti a giocare a passatella. Parlavano di Franco Acerca, il figlio di Don Carlo, che era andato a lavorare a Milano. Padrone, sotto, da bere uno ad alto, un bicchiere ad alto. Nel bicchiere, nel bar, faceva fresco. La macchina da caffè fumava. Era uno stanzone irregolare, con grandi volte a crociera. Ci doveva essere stato un convento al tempo degli spagnoli. Coca-Cola, vecchia Romagna, c'era scritto ora sulle pareti. Che serve, Don Raffaele? Chiede l'uomo dietro il banco. Buongiorno, professore. Tempo cattivo anche oggi, non si capisce più con questa stagione, non vuol piovere. Sono le bombe atomiche, meglio che ai tempi di prima. Le è piaciuta la montagna? Il cavallo è molto bello, risposi, e lo pensavo davvero. Un giovanotto al tavolo rise. Ieri mattina l'abbiamo vista arrivare, la sua isomoto è meglio di qualsiasi giumenta, disse forte. Meglio il cavallo? Lei mi prende in giro. Mi presti l'isomoto per una settimana e io le do 10 cavalli. Per parlare con me smettono di giocare a passatella, ridono. L'offerta prima mi sorprende, poi mi attira, ma hanno già cambiato discorso. Mi dicono che quest'estate sulla montagna hanno girato il film Il lupo del monte. Ora ci stanno intorno. La sorella
del barista, una ragazza minuta, il petto sottile, appuntito, versa il cognac. Vede quella, se ne intende contare. Si trovano insieme nella camera di lei. Quando se ne accorge il fratello, nasce il finimondo. Il regista del cinema ci doveva scrivere, ma se tarda ancora, non trova più nessuno. La riforma deve pure arrivare. E poi mio zio mi vuole a Genova. Oggi è partito Franco, beato lui. Com'è, professore, che al nord è venuto a lavorare qua giù? È la scuola di assistenza sociale. Ci mandano in zone sottosviluppate. Assistente sociale? Lei allora è un assistente sociale? Questa sì che è una notizia. La riforma arriverà presto. Mi sono tutti intorno. Uno mi mostra il giornale d'oggi. Ha sottolineato alcuni titoli in rosso. 1.000 miliardi per le zone depresse del sud. Grandi trasformazioni muteranno il volto di questa antichissima terra. Che ne pensa? Sarà vero? Don Raffaele interviene. Voi aspettate la una, ve lo dico io, grida. Marsico, dopo 2 mesi di riforma, non si riconosce. Ci sono macchine e soldi, c'è lavoro per tutti. Don Raffaele scuote la testa. Quando avrete distrutto le masserie e cambiate la terra per i cristiani, non guadagneranno più nulla, dice. Ci guadagneranno una casa e una vita da cristiani, dico io. Lei non può capire, professore, mi scusi, non è di qua e non li conosce i massari. Io parlo con questi ragazzi, ora. I massari hanno sempre vissuto in un modo e i contadini lo stesso. Che pretendete di cambiare? Gli rovinate la vita? Ne fate degli spostati, rimproverano al contadino di vivere con gli animali, nel sudice, di credere agli spiriti. Lo sapete meglio di me, gli animali per lui non sono soltanto animali, e gli spiriti spiriti. È la vita stessa, e se gli levano gli animali e gli spiriti, gli si leva la vita. Quando le masserie arriveranno e patiranno le strade, meglio sarebbe che tutti quei cristiani morissero. Io non capisco come si possa parlare così, Don Raffaele. Professore, disse quello che avevano chiamato alto, gli anziani sono in questo modo. Ascolta, ragazzo, tutti i massari li conosci. È vero o non è vero quello che ho detto io? La verità d'oggi, non quella di domani. Calvello è un paese piccolo, eppure ci sono dei maestri senza posto, dei ragionieri. In più noi laureati, altro che massari contadini. Voi avete la proprietà. Con la proprietà si patisce la fame oggi. Non si può campare come 1.000 anni fa. Don Raffaele, questo deve ammetterlo. Chiedete troppo, non avete più nessun orgoglio, disse Don Raffaele e beve il suo cognac. Andiamo, professore. Aldo disse, non ci si capisce, mi dispiace. Mio padre è come voi, mi batte una mano sulla spalla. Tra noi e gli anziani si discute sempre così. Quando è giù dai Torraca, se la occorre qualcosa faccia conto su di noi. Ci faccia sapere come fa, dissero gli altri. Fuori cominciava a scurire, i manifesti risaltavano sulle case nere. L'operaio lavorava lentamente alla sua buca, ma gli uomini intorno a lui erano ora sono pochi. L'attacchino mette un foglio verde all'albo del comune. Presso reca distribuzione di formaggio. Passano muri, consomme di legna da ardere, donne con gonne lunghe e panni rossi in testa, contadini vestiti di nero. Torniamo verso casa per una scaletta in salita. Maiali immergono il grugno nei rifiuti. Dalle porte escono fumo e voci. Una radio butta sulla strada qualche frase. Stavolta sarò velocissimo perché c'erano degli altri aspetti, ma li salto in pro dell'ultimo, che mi sembra quello più pregnante come senso. Va detto che diciamo oggi questo libro, tutto questo lavoro poi alla fine si concretizza in questo libro, che deve essere assolutamente una riflessione anche per quello che stiamo vivendo oggi, perché
il vecchio meridionalismo classico non c'è più. Viviamo in un momento, in un momento storico completamente ribaltato, dove, come giustamente scriveva Di Consoli, alla conta di cosa si è perso e di cosa si è guadagnato portando l'opera civilizzatrice in una terra dove c'è una grande civiltà che nessuno più vedeva come civile, ma ormai come barbara, ignorante e violenta, non si è più sostituito nulla. Cioè, siamo rimasti come meridionalisti a dire cosa abbiamo perso, cosa abbiamo guadagnato. In realtà oggi è il nord ci dice che siamo una zavorra, e di questo noi a un certo punto, c'è stato un periodo in cui forse non ce ne siamo bene accorti. Questo è il mondo moderno con cui questo mondo di Bufalari si confronta e con cui dobbiamo fare i conti. E vorrevo chiuderei a questo punto il mio intervento con una frase che dice a un certo punto quest'uomo torna dall'America, vende tutto, ha fatto fortuna, vende tutto, si spoglia, butta tutti i suoi vestiti nel fuoco perché non ne può più dell'America, perché si vuole comprare un terreno per farsi la propria masseria. È uno di quelli, cioè stranamente è un personaggio antistorico, perché chi emigra solitamente si vive la nostalgia del ritorno, però poi alla fine con il lavoro si pianta dove può sopravvivere. Invece questo torna indietro e dice compro le terre e faccio la casa. A un certo punto però la gente gli chiede ma com'è fatta l'America, perché non lo sa, e dice com'è l'America, gli chiese la moglie di Giovanni, tu comare vedi gli uomini fitti come i pidocchi, vedi uomini e macchine e mai un pezzetto di terra. In tanti anni che sono stato là, non ho mai visto un fuoco come questo. Come pidocchi, mormorò la vecchia impressionata. Gesù, tanti uomini c'è al mondo. In America si fanno i soldi. È la cosa più importante, disse Giovanni. E questo signore dice, che te ne fai di belle scarpe se non ti ci trovi bene dentro? E così, maestra, cioè la modernità sono delle belle scarpe, sì, ma abbiamo anche scoperto, dopo la fine del nostro mondo, che sono anche un po' scomode. È proprio vero, proprio vero. Dopo questa bellissima serata, purtroppo non c'è attualmente Giuseppe Bufalari, ma come se ci fosse, Comune di Calvello, provincia di Potenza, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, si conferisce a Giuseppe Bufalari, scrittore meridionalista di fama nazionale, la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione. Per la lucida narrazione, restituitaci con scrittura oggettiva e tersa delle ultime vestigie di un mondo arcaico e premoderno, scosso dal violento impatto con una modernità che, pur creando nuovi acquisti, sempre esige perdite della stessa entità, non necessariamente attinenti alla sola sfera economica. Per il racconto, al tempo stesso coinvolto, eppure mai idealizzante, dei rapporti tra alcune famiglie contadine, tra i comuni potentini di Calvello e Picerno, resi attraverso la scoperta dell'incanto di un mondo autonomo, duro e avverso, ma anche antico e profondo, che definitivamente scompare per far posto all'invaso di una diga. Giuseppe Bufalari, con la scrittura del suo romanzo reportage, sottolinea la tragica impossibilità ai tempi della riforma agraria di un equilibrio tra il miglioramento della ricchezza e della dignità della vita e le logiche contemporanee della modernizzazione, tra i tempi lunghi imposti per operare mutamenti nella mentalità dei contadini e di tempi invece brevissimi dei cambiamenti imposti dal progresso. Quindi grazie per aver parlato. Consegno a lui la pergamena come se ci fosse Bufalari, ma con l'impegno di andarlo effettivamente a trovare. Naturalmente dovevamo pure votare come consiglio, ma penso che sia. Poi naturalmente come noi non possiamo dare solo la pergamena, certo. Dobbiamo dare anche quello che ricordo a
la nostra ceramica e quindi...